La vicenda Maradona che rappresenta per me la mia gioventù, perché è il ricordo degli anni passati in curva con una serie di persone che stanno qua a tifare Napoli, a gioire per lo scudetto del Napoli, una sensazione assolutamente irripetibile e che i giovani ci dovrebbero invidiare, perché è un tipo di sensazione che non assolutamente unica. E mi chiedevo perché i miei figli avevano le stesse sensazioni, le stesse emozioni, nonostante non avessero assolutamente vissuto quell'epoca. E da là, visto che comunque sono il delegato allo sport, stiamo in una realtà universitaria, ho immaginato di indagare il rapporto fra giovani e sport, ho immaginato di indagare il rapporto fra giovani e testimonial sportivi, e perché degli sport hanno un seguito e degli altri sport hanno minore seguito. Quindi abbiamo pensato di costruire un incontro in cui Maradona, che non vuole essere il ricordo di Maradona, perché tutto il mondo sta ricordando Maradona. Io mi immagino di fare un convegno in cui si parla di emozioni, di capire perché nascono le emozioni e queste emozioni che spinte possono dare ai giovani per costruirsi e avere una vita piena, che è fatta di lavoro ma è fatta anche di altre attività, e quanto i testimonial sportivi riescano a dare un input positivo ai giovani. E per questo la scaletta sarà un minimo modificata, perché alcune persone parlano in streaming e quindi avremo la necessità di collegarsi. Prima di tutto volevo portare il saluto del magnifico rettore, che non è potuto intervenire perché la riunione della CRU è continuata pure oggi e c'erano delle tematiche a cui non poteva assolutamente non essere presente. Ma se facciamo questo convegno è perché ho avuto il pieno appoggio, non me lo sarei immaginato, se devo essere sincero, di portare Maradona nell'aula del rettorato di Caserta, che è che per me è la prima volta che organizziamo una riunione in questo nuovo splendido aula del nuovo rettorato di Caserta, per parlare di Maradona. Quindi è stato una dimostrazione di stima e di amicizia e di interesse che ha il rettore nei confronti dell'attività sportiva dell'Ateneo. Io sono convinto che l'attività sportiva deve affiancarsi all'attività formativa. Se vogliamo fare una formazione a 360 gradi, dobbiamo pensare anche all'aspetto sportivo, perché è assolutamente fondamentale per i giovani fare sport, perché acquisiscono l'idea della competizione, acquisiscono l'idea di perdere, e la sconfitta è assolutamente fondamentale nella crescita formativa. L'accettazione della sconfitta e l'accettazione della sana competizione è assolutamente fondamentale, soprattutto in un mondo lavorativo in cui non sempre si va avanti soltanto per competenze, in cui spesso in determinati posti si cercano scappatoie alla competenza. Quindi fatemi ringraziare, altrimenti mi dimentico, Manuela Di Napoli Pignatelli, che in maniera assolutamente spontaneistica e assolutamente senza nessun interesse mi ha dato una mano fondamentale, e fatemi ringraziare Maurizio Acri che mi ha dato quel minimo di supporto economico di cui avevamo bisogno. Incomincerei consentendo gli studenti, quindi inviterei Agostino Giordano, che presentandosi ci dice pure di che facoltà è e a che anno sta, che ci introduce alla tematica. E come no. Prova. Salve, sono Agostino Giordano, sono un rappresentante degli studenti del sesto anno della Facoltà di Medicina di Napoli. Innanzitutto ci tenevo a ringraziare il professore e chiaramente il rettore per l'opportunità data. Diciamo che
l'argomentazione, l'argomento del convegno e cercare di far capire cosa è stato Maradona per noi e nello specifico per quale motivo noi che siamo nati nella seconda metà degli anni 90, quindi non abbiamo mai vissuto Maradona se non nei racconti o nei video, siamo così legati a lui. Una delle prime cose che personalmente mi lega a Maradona, e se mi possono aiutare con delle slide, è un racconto di mio padre, il quale mi ha detto che nel 87, in seguito alla vittoria dello scudetto del Napoli, fuori al cimitero di Napoli venne messo un manifesto in cui c'era scritto esattamente "che vi siete persi". Per me questo può già rappresentare cosa è stato Maradona. Già da allora, nell'87, quando era ancora tra noi, su questa terra, Maradona è stato collante tra il nostro mondo e il mondo dell'aldilà. L'anno scorso, a quest'ora, ero a casa e mentre guardavamo il telegiornale arriva la notizia della morte di Maradona. La cosa più assurda è che quando è arrivata questa notizia, a casa mia era come se fosse morto un parente, era come se fosse morto qualcuno di noi. Maradona è stato uno di noi, è stato il più importante rappresentante della città di Napoli, probabilmente, nel mondo calcistico. Da piccolini, quando giocavamo a calcio, la cosa più assurda era che, nonostante non avessimo mai vissuto Maradona, c'era sempre quell'amico che portava la palla, non passava tutti quanti noi a dire "Oyog, Maradona". Com'è possibile questa cosa? Questa cosa è possibile perché Maradona è sempre stato vivo ed è sempre stato con noi. È nei racconti del bar, degli anziani. Un'altra cosa che personalmente me e molti amici della mia età ci lega a Maradona è il tifo per il Napoli. Perché dico questa cosa? Perché essendo nati negli anni 90 noi abbiamo vissuto il peggio del Napoli. La nostra massima aspirazione era quella di poter massimo dire "vinciamo un campionato di Serie B". E quindi quando veniva quell'amico tifoso di un'altra squadra da noi, diceva "ma tu perché tifi Napoli? Tifa Juve, tifa Inter, tifa Milan". No, per noi non era possibile tifare un'altra squadra, perché nella nostra squadra avevamo l'orgoglio di aver avuto il giocatore più forte di tutti i tempi. Quindi lui ci ha permesso di amare questa maglia, di amare questa città, nonostante la nostra squadra, fino all'arrivo di De Laurentiis, non poteva ambire a nient'altro che una vittoria di un campionato di Serie B. Maradona è stata un'altra cosa per noi e forse per la città di Napoli, e per questo vorrei mostrare un estratto del documentario Maradona di Kusturica. Per noi Maradona è stato proprio questo, per la nostra città molto spesso bistrattata è stata anche la possibilità di avere una rivalsa storica. Perché, come dice stesso lui, in quel periodo era veramente difficile vedere che una squadra del Sud Italia poteva battere le corazzate del Nord. Prima di concludere vorrei chiamare il mio collega Renato De Martino, con il quale abbiamo fatto una raccolta di alcuni messaggi, perché il professore, dato che aveva pensato questa conferenza probabilmente molto tempo fa, nel corso dell'ultimo anno ha raccolto i messaggi più belli dei nostri colleghi, perché ha fatto una raccolta di messaggi per Maradona, e noi abbiamo scelto i due messaggi che secondo noi rappresentano al massimo Diego. Grazie. Noi quando abbiamo immaginato di fare questo convegno abbiamo messo sul sito e abbiamo chiesto ai ragazzi di fare commenti, di scrivere le loro sensazioni, le loro impressioni sulla vicenda Maradona, che sono state raccolte e sono, diciamo, frutto poi dell'esposizione. Esatto. Buongiorno a tutti, io sono Renato De Martino, uno studente del sesto anno della facoltà di medicina. Ringrazio ovviamente anch'io il professore Colacurci e tutto il suo staff per l'organizzazione, per averci dato questa possibilità. E detto ciò, parlando anche con Agostino, ci siamo resi conto che effettivamente sì, il calcio a Napoli è un punto che riesce ad unire molti, ma non tutti. Spesso abbiamo anche divergenze nei confronti di un calciatore, dell'allenatore o dell'atteggiamento della squadra in una determinata partita, mentre Maradona, a differenza di ciò, è stato in grado di unire tutti sul campo, è stato un vero e proprio punto d'incontro per tutti i tifosi. Per questo motivo vorrei ricollegarmi proprio su questo punto ad un messaggio che è stato inviato da un nostro collega
quando l'università l'anno scorso ci ha chiesto di mandare un pensiero, di inviare un pensiero riguardo cosa rappresentasse per noi Maradona. E tra i molti messaggi ne abbiamo selezionati due che avrei il piacere di leggervi, proprio per rappresentare anche il pensiero di tutti gli altri studenti. Se si può porre la slide. Maradona è stato un collante tra tutte le classi sociali, ha fatto sognare tutti, ha messo d'accordo chiunque, ha messo in evidenza quanto un'intera popolazione possa essere leale e devota ad uno scopo. Ha anche messo in evidenza però come un grande talento, se non preservato, possa essere deturpato. Ed è proprio questa la lezione che lascia, affinché chiunque sappia che non basta genio e talento per eccellere, che bisogna saperlo salvaguardare e proteggerlo costantemente dalla realtà della vita, brutale e cruda qual è. Poi ne abbiamo selezionato un altro, che per noi è significativo, il prossimo. Maradona è stato il carnevale perenne del popolo napoletano ed argentino, quella maschera che hanno indossato per tanto tempo, grazie alla quale hanno sovvertito i dettami della realtà. Una volta alla settimana tutti, dal più ricco al più povero, grazie a quella maschera poteva sentirsi invincibile e da oppresso della vita aveva per quelle ore la possibilità di riscattarsi. Ed è per questo che è diventata maschera tanto cara al popolo, una maschera che non ha solo permesso di sognare, ma che quel sogno ne ha fatto una realtà, ha fatto toccare con mano il tetto del mondo anche a chi un tetto non l'aveva. Detto ciò, abbiamo terminato le nostre considerazioni e vi ringraziamo per l'attenzione. Bene, grazie. Fatemi salutare Gianluca Vigliotti, che mi darà una mano nella gestione dei numerosi personaggi che abbiamo invitato. Farei parlare la studentessa Francesca Cavaliere. Perché? Perché il tifo è di genere? È solo maschile? Mi sembrava giusto vedere l'altra metà del mondo, che rapporti aveva e che cosa pensava. Dopo abbiamo due collegamenti in streaming con Francesco De Luca prima e poi con Antonio Corbo, che possono introdurre perfettamente quel periodo e quei ricordi. Vai Francesca. Buongiorno a tutti, grazie professore, grazie a tutti voi. Io sono Francesca Cavaliere, sono una studentessa del sesto anno di medicina. E diciamo che tutto è partito ponendomi una domanda. Se avessi potuto incontrare Maradona, magari nei mitici anni 80, sulle colline di Posillipo, che cosa gli chiederei? Ebbene, penso che questa è una domanda che magari accomuna un po' tutti noi ragazzi che appunto non abbiamo potuto vivere quel momento magico qui, insomma, a Napoli, e che ci limitiamo semplicemente ad ascoltare racconti. Certo, chi sa racconta, chi non sa può immaginare. Ebbene, io ho pensato di allargare un po' la mia curiosità e ho pensato di proporre un questionario ai miei coetanei, chiaramente anche coetanee, e tra le varie domande quella che sicuramente ha suscitato più curiosità è stata: se dovessi riconoscere una figura femminile del mondo dello sport, una Maradona, quale sarebbe? La stragrande maggioranza degli intervistanti ha risposto Simone Biles, penso che tutti la conosciamo, è una ginnasta 24enne statunitense, un po' piccola per costituzione, però che è immensa nella sua essenza sportiva. Altri hanno risposto anche la nostra Federica Pellegrini, che sono tutte figure accomunate sicuramente da quella che è una voglia di farcela, una voglia di riscatto. Tra le altre domande, quella che invece mi ha fatto più riflettere è stata quella in cui si chiedeva di indicare tra le varie citazioni di Maradona quella a proprio parere più significativa. Ed è uscita questa: io intendo giocare e vincere. È una follia? Allora farò il pazzo per tutta la vita. Amare quello che si fa, alla fine è questa l'essenza dello sport, ma è anche l'essenza della vita. Sicuramente la stazione di partenza per un giovane che ha un bagaglio culturale ancora molto piccolo, ma che accumulerà sempre di più e crescerà, diventerà sempre più pesante. Proprio un po' come quel bagaglio di un giovane argentino, no? Partito dal nulla. E, probabilmente è proprio questa che rende Maradona vicino alla nostra generazione, pur essendone completamente lontana. Riconoscersi in lui e in quella sua capacità di trasformare qualsiasi occasione, qualsiasi pallone ricevuto in un'opportunità di gol. Lo sport può sicuramente essere una metafora per la vita, il superamento degli ostacoli. Mi riallaccio alla presentazione del professore Colacurci, delle difficoltà che noi incontriamo, che abbiamo incontrato nel nostro percorso universitario e che incontreremo a breve, si spera, nel mondo del lavoro.
E quando nel momento in cui noi riconosciamo che il bagaglio si è arricchito, ma che noi vogliamo arricchire ancora e ancora di più, lo sport ci educa anche al rispetto, no? Ad essere riconoscenti, a rimanere nella nostra umiltà, a sentirsi una piccola parte del tutto. Magari se Maradona non avesse ricevuto il pallone dall'altro centrocampista, forse non avrebbe segnato quello che è passato alla storia come il gol del secolo. O forse sì. Però è come dire, magari, che se il nostro compagno non ci avesse dato quel consiglio, non ci avesse prestato i suoi appunti, probabilmente il nostro esame non sarebbe andato così brillantemente. Lo sport ci insegna anche ad essere umili. Lo stesso Maradona dice: non si può essere fenomeni tutti i giorni. Perfino Maradona non giocava sempre da Maradona. Accettare e rispettare i propri limiti, che non sempre devono diventare punti di forza, bisogna semplicemente accettarli. Ed è magari come vivere, no? La vita, le esperienze lavorative, le esperienze che si presentano davanti a noi, esattamente come quei 60 metri magari che Maradona fa in pochi secondi, noi magari ci mettiamo un po' di più, però con la stessa voglia di andare davanti alla porta, di segnare e vincere. Ed è questo un po' quello che auguro a me stessa, che auguro a tutti i miei colleghi che sono qui oggi, a tutti i miei coetanei: non essere il numero uno, perché forse non è quello l'importanza, ma diventare il numero 10, i numeri 10 possiamo esserlo della squadra, che in questo momento è la nostra società. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, spero che Antonio Corbo ci abbia sentito, abbia sentito i ragazzi e possa poi introdurre un momento di ricordo di quegli anni, anche tenendo conto di quello che hanno detto i ragazzi adesso. Riusciamo ad avere il collegamento con Antonio? Ne approfitto, così faccio subito l'aspetto televisivo, rubo il tempo vuoto, innanzitutto per ringraziarvi per l'invito, salutare una delle tante eccellenze che rappresenta la nostra regione, in questo caso Caserta, ringraziare perché sono seduti ad ascoltare questo convegno, a partecipare a questo convegno, personaggi che hanno fatto la storia. Maradona ha fatto la storia, ma la storia è composta anche da eccellenze, e Napoli, Caserta, la regione Campania ne possiede tantissime. Di mettere il maglione, un golfino delicato. Grazie. Uno sta per intervenire, perché quando interviene Antonio Corbo ovviamente racconta la storia. C'è Antonio Corbo insieme ad altri tre giornalisti, lo racconterà lui, e quello che ha preso Maradona dall'aeroporto di Barcellona portandolo a Napoli. Ma qua ci sono dei professori e delle eccellenze illustri, che la cosa importante qual è? Ecco perché l'importanza di questo convegno è l'intuizione del professor Colacurci, quello di far parlare i ragazzi. Io mi chiedo scusa per i pochi minuti di ritardo che ho avuto, perché la mattina faccio un programma in radio, Radio Kiss Kiss. Ho l'onore di fare questo programma, e stamattina io ho fatto fatica a fare il programma, ho fatto una fatica immane. Il programma è stato interrotto per commozioni varie ed eventuali, e lacrime che, come se piovesse oggi, erano le stesse lacrime che scendevano dal cielo, perché la partecipazione di oggi a questo evento è una partecipazione che esula completamente da qualsiasi tipo di aspetto sportivo, storico, è soltanto amore, passione, partecipazione, commozione, non soltanto di noi che abbiamo avuto la fortuna di poterlo vivere in prima persona, ma il trasporto. Stamattina mi hanno chiamato un sacco di papà che stamattina avrebbero portato Maradona a vedere Maradona, i propri figli, i propri nipoti, al murale sei quartieri spagnoli, allo stadio. Io sto per aprire una polemica tremenda, però, caro professore, se mi dai l'ok la farò, perché oggi ovviamente alle 13:30 il Comune di Napoli, insieme al Comune di Napoli, ci sarà questa statua di Maradona davanti allo stadio, ed è una statua che ovviamente vedere Maradona giocare con il piede destro è una vergogna, mi permetto, è un eufemismo parlare di vergogna, fare una statua del genere, metterla davanti allo stadio che si chiama Maradona, ma che io avrei chiamato San Paolo Maradona, perché al San Paolo Maradona è diventato quello che era. Quindi, come se San Siro, Meazza, no? Cioè, anche potevano fare San Paolo Maradona, ma va bene, stadio Maradona, siamo felicissimi. La statua di Maradona, Maradona che avanza con il piede destro. Va bene, se il maestro Corbo è pronto,
io non posso fare altro che cedergli la linea, perché ripeto, quello che potrà raccontare Antonio Corbo per questa giornata, per la commemorazione di Diego, sarà una testimonianza da ricordare. Professor, scusami se ho fatto questa cosa, ma questa, siccome parliamo di emozione, di sensazioni, io sono curioso di sentire il professore Siciliano, il professore Nicolau, voglio sentire Clemente di San Luca, voglio sentirli su questa cosa del piede destro, perché se l'ho pensato io a vedere l'assalto di Maradona col piede destro, se ci ho pensato io, immagino gli altri. Com'è la situazione di Corbo? Siamo pronti. Antonio, aspettiamo che deve mettere, credo, ancora l'auricola. Antonio, carissimo, se ci senti, facci un segnale che ci senti, che ti stanno aspettando tutti, perché quello che potrai raccontare tu, ovviamente, è quello che potrai farci vivere, come fai sempre quotidianamente dalle colonne di Repubblica, perché ogni tua virgola, ogni tuo rigo è ovviamente emozione e passione, così come emozione e passione è quella che hai raccontato insieme a Franco Esposito e altri tanti grandissimi colleghi qualche anno fa, qualche giorno fa, quando è arrivato Maradona. Grazie Antonio e benvenuto. Bentrovati, un caro saluto a tutti. Antonio, siamo qui, abbiamo raccontato insieme al professore Colacurci e tutto l'uditorio dell'Università Van Vitelli di questa giornata dedicata non soltanto alla commemorazione, ma soprattutto all'emozione, al risveglio dell'emozione. Al risveglio dell'emozione che non accompagna soltanto tutti quanti noi che l'abbiamo vissuto, tu in primis, che l'hai raccontato fin da Barcellona, e ci racconterai il famoso, uno dei più begli aneddoti in assoluto, quando andavate, tornavate, siete rimasti non so quanti giorni lì, ma soprattutto come fanno i ragazzi, abbiamo avuto due testimonianze bellissime di universitari qui all'Università Van Vitelli, a capire fino in fondo il fenomeno, l'emozione, il mito Maradona. Senza essere un po' troppo provinciali, io credo che in questo momento Napoli sia l'unica vera città di Diego Maradona, perché, e lo dimostra questo appuntamento, questa riunione in una sede istituzionale così alta, il rispetto che questa città, questa regione, questa grande platea conserva per Maradona. Quello che non succede in Argentina, dove questo paese disperato, infelice, a volte coraggioso, sta cercando di oscurare ancora la sua immagine, proprio nella gestione del ricordo di Maradona. Si sente di tutti i colori, ogni giorno c'è una notizia sconcertante. Oggi invece a Napoli, ed è da un anno, ogni giorno c'è una notizia confortante che consolida quello che è il rispetto che questa città nutre ancora per Maradona. Di Maradona io credo, ne ho parlato in una trasmissione, in un collegamento pochi minuti fa con una emittente, credo che di Maradona a Napoli si parlerà per almeno un secolo, perché Maradona vive finché vive l'ultimo uomo che parla di lui, e sono tanti a parlare di lui con rispetto, emozione, con curiosità. Io, la nostalgia di Maradona che commuove è nella curiosità e nelle domande dei bambini e dei ragazzi che non lo hanno conosciuto, e proprio questo ha motivato un po' una mia modestissima posizione in contrapposizione con una tendenza che lentamente si fa strada soprattutto a livelli istituzionali, che con una certa superficialità accompagna un affarismo smodato sulla memoria di Maradona. Io penso, avendo conosciuto Maradona, credo di poter ancora oggi leggere nel suo cuore bambino e interpretare quel messaggio e leggere quelle cose che lui avrebbe voluto realizzare o comunque avrebbe voluto vedere. Maradona nasce in condizioni di estrema povertà e diventa calciatore. Il calciatore Maradona nasce non in una culla soffice, tra l'altro l'aneddoto è una culla numero 10, perché era il decimo
parto di quella giornata in ospedale, dopo 9 femmine arriva Maradona alla culla numero 10 e quindi quel numero segna un po' il suo destino. Ma io penso di leggere nel cuore bambina di Maradona, pensando che Napoli dovrebbe, grazie ad una politica più attenta, più sensibile, non solo accompagnare tutto ciò che è ipocrisia e quindi ufficialità smodata, tagli di nastri, statue e bandiere, ma dovrebbe realizzare quello che avrebbe voluto Maradona per i bambini di Napoli. A Napoli c'è un grande problema della diserzione scolastica nelle nostre periferie. Andiamole a riqualificare nel nome di Diego, il mito di Diego, l'esempio di Diego. Andiamo invece di... Abbiamo dedicato lo stadio di Maradona, di Napoli, del San Paolo a Maradona, ed è stata una bella trovata. Nell'emozione del momento va bene così, ma perché non facciamo 10, 20, 30 campetti nelle periferie? Andiamo a riqualificare nel nome di Diego le nostre periferie degradate. Allontaniamo questi ragazzi, se no altrimenti è pura retorica. Io prima di collegarmi con voi sentivo anche tutti questi discorsi sulla violenza contro le donne, anche questo è un problema, però ne parliamo, ma cominciamo a fare piccole cose concrete. Ma 20 campetti nella periferia della città metropolitana per far giocare i bambini, allontanarli da strade, dall'ozio, dai pericoli, portarli a scuola e nel calcio. Quindi il nome di Maradona può essere ancora di forte suggestione, di grande traino, di estremo richiamo per migliorare i quartieri meno fortunati di Napoli. Anche in periferia si gioca al calcio su campi davvero sconnessi, impossibili, dove però impera un certo affarismo. Provate a portare un ragazzo a Piscinola, a Scampia e nelle periferie, vedete quanto vi chiedono per iscriverlo ad una scuola calcio. Vi devono vendere la divisa, la borsa griffata e le lezioni. Invece portiamo i ragazzi nelle periferie, facciamoli giocare, così come non ha giocato con la stessa comodità lo stesso Maradona, perché nei discorsi con Maradona, e io passo subito, come Gianluca mi ha invitato, a parlare brevemente, senza annoiarvi e senza molta retorica, almeno lo spero. Maradona dove nasce? Maradona nasce poverissimo, e dove comincia a giocare? Gioca sulla lastra di ghiaccio e fango che è della sponda di un affluente del Paranà, che è il Racioelo, che era un posto, un campetto rimediato e impossibile, dove giocava sbucciandosi come tutti i ragazzi le ginocchia, e gli argentini, che hanno pure buona cultura e grande fantasia e una discreta sensibilità interpretativa, hanno detto che lì si sono temprati tutti i campioni argentini giocando in quelle condizioni. Facciamo giocare con una certa comodità e i nostri ragazzi di Napoli, e questo sarebbe piaciuto a Maradona piuttosto che fare a sua immagine le statue, la prima, la seconda, la terza pure. Ma vedrete, e questo è il mio timore, che questa ansia di affari porti a diffondere nei borghi della Campania, come nella periferia e nelle strade, le statue di Maradona, come c'è stato un periodo per le strade di Padre Pio. E questo mi sembra un eccesso nella interpretazione di come onorare la memoria di Maradona. Torno al tema che mi ha dato, ma brevemente, il mio amico Gianluca Vigliotti. Io ho conosciuto Maradona, l'ho conosciuto nel mondiale dell'82, fortunato per l'Italia, perché giocò al Sarriá di Barcellona. Però come nasce questo incontro? Nasce nel New Jersey, giugno 1984, prima di Repubblica lavoravo al Corriere dello Sport ed ero uno degli inviati al seguito della Nazionale. Tornavamo da Toronto e mentre l'aereo scendeva
sull'aeroporto Fiorello La Guardia, io sentii, captai una frase di Sordillo, Federico Sordillo, l'ex presidente della Federcalcio, e Federico Sordillo confidava a De Gaudio, Carlo De Gaudio, un mito secondo me dello sport napoletano, giustamente quindi mai ricordato come si dovrebbe, e diceva: ma sai che sto pazzo di Ferlaino mi ha svegliato stanotte e ha detto che vuol comprare Maradona. Carlo De Gaudio dice: guarda Federico, che non è proprio una cosa da matti. Lui è venuto pure a Zurigo, te ne ha parlato, ma non ha avuto il tempo, non ha avuto la possibilità. Guarda che sarebbe un bel affare per Napoli, anche per il calcio italiano, giova tutto il movimento. Io captai queste frasi, ne parlai con il mio amico Franco Esposito, che era inviato del Mattino, io per il Corriere dello Sport, e ci ricordammo che Maradona era nel New Jersey al Giants Stadium per un torneo con la squadra giovanile, perché era in punizione per 3 giorni di squalifica che aveva avuto. Facemmo una piccola indagine per capire come raggiungere Maradona e fummo fortunati perché trovammo un portiere di albergo greco che si appassionò alla nostra ricerca e trovò Maradona all'albergo Sheraton. A New York allora ce n'erano 4 di Sheraton, per nostra fortuna o sfortuna era il quinto nel New Jersey, però quello era l'indirizzo giusto, ma era facile da raggiungere. Ci disse che bastava 1 ora e mezza, massimo 1 ora e 3 quarti di auto. Allora ci prendiamo un taxi e dividemmo le spese, io formai un piccolo gruppo, questo è un po' un segreto del mestiere, con altri colleghi, però non concorrenti, nel senso che lo scoop va in qualche modo gestito, e chi è che ha fatto il mio mestiere, la prima cosa che deve fare, deve puntare agli scoop e soprattutto saper valorizzare le notizie che prende. Quindi io lavoravo per il Corriere dello Sport, scelsi come compagni di viaggio per dividere le spese del taxi dei giornalisti che non erano direttamente concorrenti, quindi il Mattino, che è un quotidiano politico e quindi non concorrente con un quotidiano sportivo, e soprattutto ricordo che invitai Bruno Gentili della RAI, che veniva come a fare la radiocronaca e faceva anche da sponda per le nostre notizie. Lui voleva fare carriera, venne con il vecchio registratore Nagra, che quelli della mia età ricordano essere l'attrezzo, il compagno di viaggio di tutti i radiocronisti della RAI. Fummo fortunati perché all'uscita dell'albergo trovammo un tassista ubriaco che ci accompagnò velocemente per il Lincoln Tunnel fino in 1 ora e 10, 1 ora e un quarto, e si eccitò molto e andava più forte perché Franco Esposito gli parlava di boxe e lui era un vecchio pugile. Siamo arrivati e quella è stata la scintilla, perché quando vede dei giornalisti italiani, Maradona nel suo albergo, erano le 14:30 local time, dice: ma allora è vero che il Napoli vuole comprarmi, perché lui aveva sentito queste voci, il suo manager Cide Spiller gli aveva detto qualcosa e lui sognava di andare via dal Barcellona e sognava di venire a Napoli. E allora disse: ma allora è proprio vero. Noi addirittura forzammo un po' la verità, dicevamo: ma noi siamo venuti per te qui, invece stavamo lì per la nazionale italiana che faceva una tournée, essendo stata esclusa dai campionati europei dell'84 dopo il trionfo dell'82. Il calcio è fatto sempre di chiaroscuri e saliscendi, e noi accreditammo questa sua speranza e dice: ma no, ma siamo qui e vedrai che Napoli è la tua prossima squadra. E lui disse: scrivete che sono felice, che io voglio venire a Napoli, perché penso che sia l'unica città nel mondo che senta il calcio come voglio sentirlo io, e Barcellona non mi dà queste emozioni. Noi ci precipitammo al telefono con la collect call, la telefonata rovesciata che fa pagare la telefonata e il conto a chi la riceve, quindi ai nostri giornali. Noi dettammo a braccio queste informazioni, questa intervista, e così nasce il nostro rapporto con Maradona. Poi torniamo in Italia, lui torna in Spagna e cominciano i 40 giorni della trattativa, una disperata trattativa del manager di Maradona con la complicità di un tesoriere del Barcellona,
che dà la possibilità a Ferlaino, con un maldestro volutamente messaggio, che poi diventava la prova dell'acquisto, perché c'era una quasi un'offerta e quindi ci fu la pronta accettazione di Ferlaino fulminea e diventò un contratto, e su quel presunto contratto che era discusso e contestato dallo stesso Barcellona, il Napoli fondò la sua battaglia per strappare Maradona, e fu molto importante l'aiuto del Banco di Napoli dell'epoca, perché diede quasi sulla parola con un'azione, e devo ricordare il sindaco dei 100 giorni, perché siamo in una fase delicata della ricostruzione, Enzo Scotti, che diede anche un po' un input a Ventriglia, lo coinvolse emotivamente in questa operazione, e il Banco di Napoli ha finanziato questa operazione secondo le procedure dettate dal Barcellona, che voleva los avalos, le garanzie reali, le fideiussioni presso il Banco di Bilbao. Arrivarono questi soldi, il controvalore in dollari di 13 miliardi e mezzo di lire, quindi la moneta dell'epoca, e si sbloccò questa trattativa. E poi è cominciata questa grande storia che ci porta a parlare di Maradona un anno dopo la sua morte. Grazie Antonio, davvero di cuore, grazie Antonio. Le poesie non sono soltanto quelle che si recitano, ma anche quelle che ovviamente Antonio, quando racconta, cioè veramente una totale tutta la platea proprio incantata. Antonio, grazie di cuore, sempre, grazie di cuore sempre. Prego professore, abbiamo altri ospiti. Scusa, mi volevo aggiungere, per dare testimonianza del ricordo di Maradona e del fascino che Maradona esercita ancora oggi in tutto il mondo, forse un po' meno nell'Argentina, dove è una cronaca che si sviluppa e sembra una storia da cronaca vera. Attenzione, pensate che proprio stamattina mi è arrivata la registrazione di un minuto del telegiornale norvegese che ha mandato una inviata a Napoli e sono stato intervistato. Bellissimo. Mi ha intervistato anche la televisione brasiliana, e in tutto il mondo sono interessati, e in questo momento, come lo facciamo noi, stanno in qualche modo ricordando Maradona e si chiedono che cosa sia stato Maradona, non solo per Napoli, ma per ogni paese che in questo momento celebra il mito del calcio. È vero, grazie Antonio, grazie davvero di cuore. Ti auguro una buona giornata, grazie per il tuo intervento. Prego, professore Colacurci. Bene, abbiamo ancora in streaming Francesco De Luca. Beh, voglio dire, da firme prestigiose, altrettanto prestigiose, il responsabile delle pagine sportive del nostro quotidiano Il Mattino, che ovviamente ha lavorato, ha seguito, no, un po' la strada del nostro maestro Antonio Corbo, perché anche Francesco De Luca ha avuto un trascorso al Corriere dello Sport indimenticabile, e anche Francesco De Luca, un po' più un ragazzo, Francesco è ragazzo ancora, è giovanissimo, però siccome fa questo mestiere da quando è nato, Francesco lo fa con grandissima forza, Francesco potrà raccontare veramente di tutto di più. Grazie Francesco, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi, grazie al professor Colacurci per l'invito, e un caro saluto, vedo in prima fila il mio amico Sergio Siano, e lo saluto con grande affetto e lo ringrazio ancora per le bellissime foto che ci ha donato per il libro. Oh Francesco, Sergio ha fatto, Francesco, Sergio fa, c'è una mostra fotografica che veramente, voglio dire, sì, ma altro che musei, la storia è storia. Abbiamo delle magnifiche foto che Sergio ci ha dato, ci ha offerto per fare questo libro, che è un omaggio a Maradona. Sergio, come me, è cresciuto accanto a Maradona, eravamo paralleli, lui ha avuto la fortuna di viverlo a bordo campo, io l'ho vissuto dalla tribuna stampa negli spogliatoi. Maradona è stato per me la migliore lezione di giornalismo che potesse esserci. Nel senso che in un'epoca in cui ovviamente non c'era internet, non c'erano i telefonini, bisognava andare sul campo a prendere le notizie. E prendere le notizie su Maradona era molto complicato. Io ho raccontato in uno speciale del Mattino che facemmo un anno fa, nel giorno dell'anniversario dei suoi 60 anni, nessuno di noi ovviamente immaginava
che 25 giorni dopo avremmo dovuto scrivere altre pagine per raccontare la fine di Diego. Ecco, in quello speciale del 30 ottobre del 2020 scrissi del mio esame per diventare giornalista professionista, che feci il 19 settembre del 91, quindi 30 anni fa a Roma. C'era un caposervizio dell'Ansa di Torino che si incuriosì molto. Maradona era andato via da poco dall'Italia, era andato via a inizio aprile dopo la squalifica, si incuriosì molto, disse: ma voi come prendevate, come era possibile seguire Maradona, le notizie, quali erano le vostre fonti, chi contattavate? E io spiegai a questo collega più anziano, a questo esaminatore, che in realtà Maradona non era lui stesso la fonte, cioè non c'era nessuno che ti potesse dire con certezza cosa Diego avrebbe fatto. Viene al campo, non viene al campo, parte per l'Argentina, parte con la squadra, nessuno sapeva nulla. Un po' negli ultimi anni, non un po', anzi, perché purtroppo era alterato psicologicamente per l'abuso della cocaina, ma anche nel periodo normale Maradona era soltanto istinto. Era ingovernabile, era indomabile, questo era il suo fascino. Quindi noi giovanissimi cronisti, e Sergio giovanissimo fotoreporter, figlio di un fotoreporter che ha fatto scuola in Italia come Mario Siano, e eravamo lì al campo d'allenamento sotto casa sua, in aeroporto per capire se prendeva un aereo per volare al seguito della squadra. Una grandissima lezione di giornalismo che io sento ancora dentro, e ringrazio Diego. Tu hai ricordato che io ho cominciato al Corriere dello Sport, che è stato il mio giornale per tanti anni. Beh, io devo onestamente la mia assunzione al Corriere dello Sport a Maradona, perché a parte che i giornali all'epoca facevano investimenti superiori a quelli attuali, erano tempi completamente, un'era geologica è passata proprio dalla fine degli anni Ottanta, però la redazione del Corriere dello Sport a Napoli avvertì la necessità di irrobustirsi con delle presenze di altri giornalisti, proprio perché era arrivato Maradona, proprio perché il Napoli stava vincendo gli scudetti, la Coppa UEFA, e quindi c'era necessità di avere una redazione molto, molto stabile e molto forte. Io sono strafelice che Maradona sia ricordato. Noi abbiamo scelto un titolo molto semplice, tre parole: Diego è vivo, perché in realtà è questa la sintesi di tutti i discorsi che si possono fare su Maradona. Io ho ascoltato prima con molta attenzione il discorso, quello che ha detto il mio maestro Antonio Corbo, e Antonio ha avuto la fortuna di seguire quella trattativa molto da vicino, ha avuto la fortuna di fare la prima intervista a Maradona quando firmò per il Napoli nel 30 giugno dell'84 a Barcellona, gli è stato molto vicino, lo ha seguito, questo Antonio non mi sembra che lo abbia ricordato, lo ha seguito nella straordinaria cavalcata del Mondiale dell'86 a Città del Messico. Maradona è stato luce e ombre, noi oggi ricordiamo le luci, delle ombre, anche con un po' di retorica non ce ne frega tanto. Io sto seguendo con interesse giornalistico, più che da tifoso e da napoletano, la serie Sogno Bendito di Amazon, ed è una serie in cui c'è parecchio veleno sulla storia di Maradona. Secondo me Maradona è stato più luce che ombra, e questo spiega secondo me questo legame fortissimo con la gente di Napoli. Io non so se Maradona, come si dice, non riesco ad arrivare a certi discorsi molto alti, Maradona rappresenta la sinistra, Maradona è stata la rivoluzione sociale e culturale di Napoli. Io credo che Maradona abbia dato felicità e stia dando felicità ai napoletani. Antonio faceva un discorso molto giusto su cosa Maradona può fare per i ragazzi di Napoli ancora oggi. Al Parco Ventaglieri, oggi pomeriggio, qui a Montesanto, ci sarà un torneo con 20 squadrette di bambini dei quartieri spagnoli, della sanità, insomma hanno preso un po' tutti questi ragazzini che vengono a giocare su questo campetto una stranissima Maradona Cup, perché la vera Maradona Cup si giocherà, come sappiamo, il 14 dicembre a Riyadh tra Barcellona e Boca Juniors. Però questa è la nostra Maradona Cup, i bambini di Napoli dai 9 ai 12 anni che vanno in campo con delle magliettine delle loro squadrette per giocare e ricordare Diego. Ed è questo il vero ricordo di Maradona. Grazie Francesco. Bene. Grazie a voi, arrivederci e grazie. Grazie moltissimo. Prego, professore. Ora passerei a delle testimonianze illustre di quel periodo, di come professionisti assolutamente illustri e
affermati e delle eccellenze nel singolo campo, come hanno vissuto e come ricordano il periodo Maradona. Cominciamo da Paolo Ioio. Oh, io avevo i capelli biondi ancora, cioè nel senso che ragazzi avevo i capelli, cioè quando è stato fatto il Tediegum, quando ci sono stati, facciamo questa sequenza di quattro testimonianze, esatto. Poi chiediamo all'auditorio, ai giovani, se hanno domande da fare. Come l'evento oggi, perdonami, ma cerco di collegare un po', anche di raccordare, cioè come l'evento oggi, perché oggi, al di là della grande eccellenza dell'Università Don Vitelli, dell'iniziativa del professor Curacurci, dei personaggi che stanno intervenendo e che sono qui presenti, oggi è una giornata, cioè a Corbo l'hanno intervistato dalla Norvegia, che oltre a Haaland, che in questo momento considero il centravanti più forte in assoluto, voglio dire, dalla Norvegia, cioè voglio dire, parlano di Maradona oggi alla commemorazione di un anno, l'evento di oggi è equiparabile all'evento del Tediegum. Il Tediegum l'abbiamo vissuto, eravamo più ragazzi, fu un evento, se ne parla ancora oggi del Tediegum, e giustamente sono oggi. Però posso dire anche che è l'inverso, nel senso che quattro eccellenze siano qua a parlare di Maradona è anche un fatto eccezionale, cioè nel senso che il fatto che nel nostro vissuto rimanga vivo l'idea di Maradona, e siamo professionisti, ecco, che ciascuno di noi ha fatto un suo percorso, ha raggiunto determinati traguardi, che però ci accomuna l'idea del vissuto giovanile l'idea di Maradona, a me sembra ancora più eclatante rispetto all'intervista Antonio Corbo, che è sicuramente espressione del giornalista che è stato maggiormente vicino a Maradona e che quindi è il professionista che aveva rapporti lavorativi con Maradona. Mi sembra più sconvolgente che, ecco, che siamo qua persone che attualmente col mondo dello sport non c'entrano niente, che però hanno al loro interno ancora vivo questo sentimento. Prego. Grazie innanzitutto dell'invito, e devo dire che veramente ho fatto e faccio tantissimi convegni per arte, per i musei. Sono il fondatore e direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro, direttore del Museo Filangieri, direttore del Museo Correale, presidente della Strada Via Duomo dei Musei. Quindi l'arte fa parte della mia vita, i convegni sono tanti, ma l'emozione che provo oggi è impossibile da descrivere. Ho tanti amici davanti a me, amici che sono amici di vita, di calcio, innanzitutto professionisti del calcio, il calcio inteso come antropologicamente, come fatto di testa, di mestiere, la connessione fra l'intellettuale e il calcio è forse il binomio più forte. Voglio ricordare Vinicius de Moraes, voglio ricordare Borges, voglio ricordare addirittura Ungaretti, cioè qualcosa che riconosce nel gol il momento cruciale di un gioco, perché il calcio è un gioco, anzi è forse il gioco della vita, e noi ci siamo malati pacca la faccia. Questo è proprio quello che mi esce dal cuore, cioè noi abbiamo avuto in un idolo e un campione e un uomo quello che forse non abbiamo avuto da tanti secoli. Io oggi venivo con mia moglie a Caserta e faccio vedere appunto la reggia di Caserta, di come l'idea illuminata, straordinaria, di un altro Maradona, Carlo III di Borbone, pensò che Napoli fosse la città più popolosa del mondo, avesse cose straordinarie, dovesse arretrare la parte amministrativa considerando il decentramento amministrativo già 200-300 anni prima di quanto è stato calcolato dagli urbanisti più moderni. E quindi stiamo parlando di eccellenze, stiamo parlando sicuramente, ma Maradona è l'arte. Quindi io ho immaginato, ho provato a pensare a quale artista poterlo paragonare. Van Gogh sì, era un genio, era purtroppo anche malato di testa, è stato straordinario. Forse potremmo paragonarlo a Caravaggio per la duplice motivazione, cioè che ci sono le luci e le ombre. Io voglio ricordare che Caravaggio ha una tecnica di riproduzione pittorica straordinaria, unica, per facilitare il suo compito di fare più quadri nella più velocemente possibile. Lui metteva su tutta la tela bianca una patina di nero
e dipingeva solo le cose in luce, cioè straordinario, geniale. Ecco quindi che cosa può uscire di Maradona, cioè tutto l'oscuro viene tralasciato e viene solo fuori la luce, e noi non dobbiamo pensare che alla luce. Però Caravaggio, a differenza di Maradona, era un singolo. Mozart nella musica, possiamo assolutamente paragonarlo a Maradona. Haydn ha detto che alla sua morte, dopo 100 anni, non sarebbe nato più un compositore o un musicista come Mozart. Sono passati 300 anni, probabilmente nemmeno ciò è avvenuto. Quello che mi colpisce di Maradona è il gioco di squadra. Lui non è stato solo un giocoliere da calcio, un giocoliere da circo, è stato uno che lavorava per la squadra. I compagni di squadra, che ho anche imparato a conoscere nel tempo, dopo, più tardi, raccontavano di un personaggio umile nello spogliatoio, che era più vicino all'ultimo della primavera e più che agli altri, che faceva il sindacalista per gli altri. E io non credo che mai nessun giocatore avversario abbia mai potuto pensare che Maradona abbia deriso con le sue finte o le sue piruette, anzi tutt'altro, è stata una lealtà incredibile. Il Cosmo è grande perché unisce molte cose. C'è stata la notte russa, e non a caso ieri si è giocato Spartak Mosca Napoli, ed è stato l'inizio forse della fine del declino del calciatore, proprio Spartak Mosca Napoli, no? Quando lui partì con l'aereo e giocò e poi prese un palo, insomma il Napoli fu mandato via dalla Champion, dalla Coppa Campione del tempo. Ma questo declino oggi, con la sua morte, è rinato, e io sono stato in grande imbarazzo l'anno scorso, perché essendo fondatore e direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro e del Museo Filangieri, io volevo celebrare Maradona in qualche modo, in qualsiasi modo. L'imbarazzo è stato che con San Gennaro sarei andato forse a toccare la sensibilità di qualche credente non napoletano, di qualcuno che non era vicino al napoletano, il napoletano è trasversale per sempre, ma ho capito che forse avrei potuto toccare la blasfemia per qualcuno, non per me, perché San Gennaro e Maradona sono allo stesso livello dal punto di vista della conoscenza, quindi voglio dire, non... Invece ho pensato a qualcosa di molto più forte, esattamente, al Museo Filangieri. E perché? Perché qua c'è tutto. Maradona ci ha fatto diventare bambini e ci fa ancora diventare bambini, perché mi commuove vedere delle immagini di Maradona. Ancora oggi io mi commuovo, non perché devo negare una cosa del genere. Bene, Filangieri Senior scrive una opera monumentale, La scienza della legislazione. E siamo alla metà del Settecento. Scienza della legislazione, dove inserisce dei capitoli fondamentali, fra cui la motivazione delle sentenze. Chi fa questo di diritto sa che cosa significa. Al tempo si condannava a prescindere, ma soprattutto un capitolo fondamentale, il diritto alla felicità. Diritto alla felicità che viene preso leggendo da Benjamin Franklin, che inizia una corrispondenza con Filangieri Senior per realizzare la Carta di Indipendenza americana. Quindi la Carta di Indipendenza americana nasce da Napoli con Filangieri Senior, diritto alla felicità. Ecco quindi che l'anno scorso, appena ho saputo della morte di Filangieri, dopo il primo imbarazzo San Gennaro Filangieri, ho deciso di aprire il museo, erano tutti chiusi, ho aperto le porte del museo, ho messo la bandiera del Napoli esposta, perché antropologicamente sono tifoso del Napoli, e tifosi del Napoli non significa essere solo qualcosa della città, essere malati sicuramente, malati in maniera maledetta, ma in ogni caso essere legati a un territorio fortissimo. E poi la bandiera con Maradona, perché lui ci ha dato il diritto alla felicità e ci ha fatto rendere felici. Grazie. Bruno Siciliano. Bruno, non puoi esimerti da un giudizio sulla statua di Maradona. Lo voglio. Allora, grazie dell'invito. Veramente, diciamo, io non ho ancora visto questa sede bellissima, l'avevo vista solo nei vari filmati, così veramente complimenti, ecco, insomma, mi fa piacere oggi essere qui con voi. Sì, vuoi il commento, Gianluca? Sì.
Sì, anch'io, insomma, allora c'è da discutere perché il pallone è messo, diciamo, non a, allora, se fosse stato attaccato, ah, sì, sì, certamente, sì. Se fosse stato attaccato al piede, probabilmente, diciamo, era un falso storico. Però Diego, diciamo, la questione è questa, diciamo, lui tipicamente si portava, faceva tutto col piede sinistro, certo. Si portava avanti anche la palla col destro, saliva le scale. Esatto, per cui in definitiva io non l'ho visto ancora di persona. Adesso faccio un regalo, sì. Girerò alla ottima Manuela questa foto, sì. Così non so se riusciamo poi a vederla in qualche modo, intanto tu prosegui. Sì, ok, perfetto. Allora, che cosa, io 25 novembre del 2020 ero in una call di un progetto europeo e a un certo punto uno dei miei ricercatori dice, mi manda un WhatsApp che io non leggo perché ero concentrato nella call, perché era il periodo più o meno del lockdown, no? Eravamo comunque, diciamo, novembre scorso rispetto a quest'anno, e a un certo punto lui lo dice in diretta, perché io non avevo letto questo messaggio WhatsApp, e io, come ha detto lo studente che ha parlato per prima stamattina, sono scoppiato a piangere come al pari di quando ho perso mamma e papà, veramente, diciamo, tant'è vero che abbiamo, diciamo, sono addirittura ora, diciamo, emozionato a raccontare questi momenti, e abbiamo interrotto la call, abbiamo chiuso, io sono rimasto veramente, e la mattina dopo dovevo fare un keynote a un convegno importante, e alla fine ho messo una sola immagine, quella che ha anche girato, diciamo, lui con la maglietta numero 10 in uno spazio infinito. E ho fatto questa presentazione e alla fine presentazione ero talmente ancora commosso che sono, come diceva Paolo, così sono scoppiato a piangere di nuovo, insomma, sono rimasto veramente colpito. Io devo tutto a Diego Armando Maradona, perché sono nato geneticamente tifoso del Napoli da sempre e ho curato, ne parlavamo con Paolo stamattina, i miei figli nel periodo critico. Io ho tre ragazzi, 25, 22 e 20 anni. Ed era il periodo in cui gli adolescenti cercano degli idoli. Io gli avevo fatto vedere tutte le cassette di Maradona, però ovviamente frequentando gli ambienti, i ragazzini a scuola si può essere deviati troppo facilmente. Sono stato fortunato che in quegli anni l'Italia poi ha vinto i mondiali nel 2006, e poi, approfittando dei miei viaggi internazionali, li ho portati all'Allianz Arena, al Camp Nou, a Stamford Bridge, quindi li ho deviati sul calcio europeo, sul calcio internazionale, nell'attesa che il Napoli poi tornasse a calcare di nuovo quei palcoscenici. Perché devo tutto a Maradona? Perché io ho iniziato a frequentare lo stadio con mio padre e mio zio bambino in tribuna, poi nei periodi adolescenziali, così come ora mio figlio, diciamo, va in curva, io vado negli istinti, io sono, diciamo, quella chicca di Maurizio. Però non Giovanni. Puoi stare più in piedi, cioè, non puoi negli istinti, non puoi ce la stare faccio più in piedi. Quindi vado negli istinti, insomma, l'elogio della settimana, no? Il libro di Maurizio e di Giovanni, diciamo, in cui c'è quel capitolo dedicato agli istinti, che secondo me veramente, diciamo, coglie proprio, diciamo, questo mix, che poi è anche in uno dei messaggi dei ragazzi che sono stati letti stamattina, cioè il fatto che, diciamo, c'è proprio uno spaccato della società napoletana. Dal professionista alla persona, diciamo, dei quartieri, alla persona di, diciamo, di Scampia e così via. Perché io sono legato profondamente a Maradona? Perché quando mi sono laureato nell'82, poi dopo due anni è arrivato Diego a Napoli. Io ero abbonato, ovviamente, in curva, e poi però facevo il dottorato di ricerca. Io sono orgoglioso di aver fatto il primo ciclo di dottorato di ricerca, perché il dottorato di ricerca non esisteva nel sistema universitario italiano. Dal momento che avevo questo mito di voler andare fuori all'estero a studiare negli Stati Uniti, ci avevo provato anche a fare il corso di studio, la laurea negli Stati Uniti, in buona sostanza non mi è parso vero la possibilità, grazie al dottorato di ricerca, di poter trascorrere un periodo all'estero. Per cui ho iniziato il dottorato. E al secondo anno, grazie a dei contatti, non c'era ancora internet, era molto più complicato andare fuori, ho avuto la fortuna di andare a un convegno a singola traccia, a invito, io ero un giovane dottorando, e ho conosciuto i mamma santissima del settore. Io mi interesso di robotica. E uno di questi mi ha invitato ad andare in America. E io per cui sono partito, sono andato prima a fare la mia presentazione a un convegno in Giappone, poi da Tokyo, infatti ricordo che sono andato da mamma,
che avevo appena acquistato un biglietto aereo per un giovane 25 anni e qualcosa, acquistare un biglietto aereo round the world, perché andavo prima a un convegno in Giappone e poi da là andavo ad Atlanta, al Georgia Institute of Technology, al Georgia Tech ad Atlanta, Elan, come pronunciano con quello slang tipico, diciamo, del sud degli Stati Uniti. E poi seguivo ovviamente il Napoli, ricordo la telefonata alle 18, perché alle 18 c'era la tariffa scontata, e io chiamavo una volta mia sorella a casa, tifosissima, diciamo, come me, più di me, seppure ha avuto, diciamo, degli anni di lacco parental control, perché il figlio che non ha curato, sa, quando si dice le cattive amicizie, la droga, le brutte cose, il figlio è diventato non colorato, per cui per una persona ultras come lei è una cosa brutta in famiglia. E ricordo che praticamente ero andato lì e facevo queste telefonate, non c'era internet, e la prima cosa, e poi chiamavo una volta a casa, una volta la mia fidanzata, mia moglie, diciamo, che erano già fidanzati, e dovevo sapere il risultato del Napoli. Dopodiché ci fu la famosa punizione di Diego, perché io non ero allo stadio. 3 novembre 1985. Ero in America, ero al Georgia Tech, per cui attesi freneticamente che arrivasse il Corriere della Sera nella biblioteca dell'università. Arrivava il lunedì, io leggevo quello del lunedì precedente. Poi mia sorella mi mandò in una delle lettere, perché si comunicava per lettera, i ritagli di tutti i giornali, diciamo, di questo evento. In buona sostanza io tornai a giugno 85, 86, dopo l'anno che avevo trascorso a Georgia Tech, discussi la mia tesi di dottorato, e a quel punto speravo di avere un contratto, una borsa, così. All'epoca non c'erano finanziamenti, non c'erano fondi, per cui io avevo un'offerta di lavoro al Georgia Tech per una cattedra di assistant professor con un tenure track, cioè con la conferma nel ruolo. Che faccio? Vado o non vado? Insomma, a questo punto probabilmente mi allontano definitivamente. Ciao Massimo. Buongiorno. mi allontano definitivamente da Napoli e così via. Per cui ebbi il coraggio di rifiutare una cattedra al Georgia Tech con una prospettiva di carriera, e mi riabbonai in curva, e fu l'anno del primo scudetto, quindi diciamo, ci vuole un coraggio. E poi ho trascorso tre anni come, formalmente ero, in gergo si dice postdoc, cioè dopo il dottorato si parla di postdoc, però noi eravamo postdoc senza borsa, senza soldi, e una volta ci trovammo in un raduno di dottori di ricerca italiani, anche perché c'è una generazione di robotici italiani che sono cresciuti in quegli anni, e eravamo invidiosi dei nostri colleghi europei che avevano grant, avevano borse, fellowship e così via. Non avevamo neanche una lira. Io prendevo un assegno di 500.000 lire al CRIAI, località Granatello, Portici, Tonino Langella, che Dio lo abbia in gloria, un mese sì e tre mesi no. Questo, insomma, però ero figlio di mamma e papà, stavo a casa, non ero ancora sposato e potevo permettermi questo lusso. E questa sera, quella sera, insieme ai miei colleghi, eravamo al Ciocco, a Castelvecchio Pascoli, e io ero reduce da un Genova-Napoli in trasferta, ed ero seduto vicino a un altro grande, a Giampiero Galeazzi, in tribuna stampa, perché avevo i miei modi di intrufolarmi, diciamo, sempre diciamo, negli stadi e così via. E mi ricordo che ero lì, e una sera, a un certo punto, noi dobbiamo dare dignità al nostro ruolo di postdoc, per cui, visto che c'è una platea di studenti, una platea universitaria, ho detto, noi da oggi in poi ci chiamiamo MOC. E che significa MOC? Manco cazzo. Perché all'epoca non avevamo una lira, praticamente. E io ero orgoglioso che negli anni a seguire i dottori di ricerca di Padova, noi c'eravamo l'incontro nazionale, tu che sei? Tu dici, no, io sono MOC, il padovano, il dottore di ricerca padovano diceva, io sono un MOC. Orgoglioso perché questa cosa fu tramandata. Nell'89, e vado a chiudere, arriva l'occasione della vita. Io avevo 30 anni e uno dei più bravi professori docenti di meccanica e di robotica al mondo, alla Stanford University, mi invita ad applicare per una cattedra a Stanford. Stanford è il mito, Stanford è veramente, diciamo, il top dei top. Che faccio? Io applico, perché non lo dico ai ragazzi, non bisogna mai lasciare nulla di intentato. Applico, cioè faccio domanda, ho tradotto, insomma, ormai la nostra lingua, insomma, è così, faccio domanda, ed ero nella terna di quelli selezionati per l'intervista, perché diciamo, la prassi vuole che
che i migliori sono convocati. Non è detto che avrebbero dato la cattedra a me. Mi chiama il mito Bernie Roth da Stanford e mi dice: tu che fai? Tu, se vieni devi restare almeno 6 anni. Per cui era praticamente primavera dell'89. Poi il Napoli vinse la Coppa UEFA, come ricordate, io ero a Monaco e io ho assistito a quel famoso palleggio di Life is Life. Non l'ho visto così da vicino, però io ero fisicamente là e ogni volta, diciamo, mi commuovo. Poi Stoccarda e così via. E avevo delle, diciamo, ancora delle buone sensazioni che si poteva ancora vincere. Per cui io che cosa feci? Rinunciai a una cattedra a Stanford e feci di nuovo, dopo 3 anni, ancora la scelta giusta. Perché? Perché praticamente poi vincemmo il secondo scudetto. Quindi io, insomma, sono in qualche modo, diciamo, sono le sliding doors della vita, no? Cioè, nel senso che uno deve cogliere l'opportunità. E per i giovani è importante avere più opportunità, e parlando dei giovani non dovete avere paura di, diciamo, di dover scegliere fra diverse cose. Perché? Perché poi quello che uno va a scegliere volte va a scapito di altre scelte che comunque professionalmente sarebbero state altrettanto valide. Bene, con una punta d'orgoglio, gli studenti alla Stanford e al Georgia Tech e, diciamo, nelle migliori università del mondo studiano sul libro di testo di un docente della Federico II. Quindi grazie Diego, grazie Napoli e, diciamo, grazie, diciamo, ancora di avermi fatto rivivere questi momenti che per me, insomma, in qualche modo mi hanno, cioè, io ora ho la pelle d'oca a parlare di questi fatti, perché li sento, diciamo, profondamente. Bruno, l'ottimo collega, diceva se ti eri fatto l'abbonamento anche quest'anno, però. Certo. E beh, l'abbonamento, cioè, non ce l'ho, non si può fare. Anche questo è vero. Non si può anche fare, insomma. Questo è ballo statico. Eccola qua. Gli manca i fondamentali. Dove sta? Sì, infatti, sì, eccola. Ditemi se Diego Maradona può mai portare il pallone col destro così. Ditemelo. Io se... non sarei così tanto così. Lui poteva fare qualunque cosa. Avrebbe fatto la trivella da dietro così. Ragazzi, questo è fuori di ogni dubbio. Ma con il destro la statua. Insomma, la statua con il destro. Sì, che forse può... doveva essere messa, diciamo, in primo piano la gamba sinistra. Ragazzi, non scherziamo. Al di là del pallone, secondo me è proprio il fatto del... Chiaro che lui correva, comunque c'è un momento in cui la gamba destra sta avanti. Cioè, non è che correva su. Vai prof. Guido. Mentre arriva Guido, ti do una notizia, perché ogni tanto diamo anche notizie. Logicamente io non li presento perché sono tutte eccellenze assolutamente conosciute da tutti. Non mischiamo la rana con la sera. Ora dopo che meno, vai, no? Esatto. Ma volevo aggiornare il mio amico Guido Clemente di San Luca, che il presidente De Laurentiis stamattina è andato al Murales di Maradona ad omaggiare Diego Armando Maradona, ore 11:30. Volevo segnalare questa notizia. Un quarto del suo dovere. Allora, io un anno fa stavo facendo lezione a distanza, davanti al computer. Ho reagito più o meno come ha reagito Bruno. Mi è arrivata la cosa sul cellulare, non ci credevo, mi sono messa a chiacchiere e ho detto agli studenti: voglio usciamo a fermare. Dopo mezz'ora mi chiama mio figlio, che non ha mai fatto il pallone, sai quelle cose che il padre si soffre, non ha mai fatto. Poi quando lo portavo allo stadio si buttava Topolino, quando era piccolino, si leggeva Topolino in curva. Mi telefona dopo meno di mezz'ora mio figlio in lacrime: tu mi hai spiegato com'è possibile? A me non me ne è mai fottuto niente, ma io sto chiagnendo e io non saccio spiegare a mio figlio, mio nipote adorato, perché sto chiagnendo. E il giorno appresso ha portato mio nipote di 7 anni davanti alla curva del San Paolo. Vedete, queste cose restituiscono l'idea della profondità del rapporto, non soltanto in chi l'ha vissuto, proprio antropologicamente, con questa terra. Io tante volte a lezione con i ragazzi parlo
dico, non lo nomino, dico, perché con nome di non si può pronunciare, no, non nominare il nome di Dio in vano, e non lo nomino, ma lo utilizzo spessissimo, e gli dico, vedete, voi non lo potete capire perché non l'avete vissuto, ma avete presente quando giocate a scopa? Cavallo e coppa, cavallo e bastone, scopa. Diego ha fatto scopa con questa terra, con questa città, con questo popolo. Una cosa, quelle cose miracolose, inspiegabili, perché? Non si sa. Allora, ci sono due profili, il profilo personale e il profilo, chiamiamolo così, politico, in senso lato. Allora, sul profilo personale, una settimana fa è morto Giampiero Galeazzi, l'altro ieri è morto Paolo Pietrangeli, un anno fa è morto Diego. Figure che hanno segnato la mia stagione giovanile, politica e pallone. Due malattie, diciamo. Paolo Pietrangeli è l'autore di Contessa, lo saprete, insomma, la canzone che noi cantavamo quando nel post 68 andavamo in strada e facendo le occupazioni nei licei prima e nell'università dopo. La malinconia struggente, una vita che è volata via senza che manco te ne accorgessi. Ti trovi adesso, noi ci siamo visti sulla fotografia il giorno del 10 maggio dell'87, stavamo io, Nicola e gli altri amici della curva, c'è una fotografia in cui gioiamo con le bandane azzurre in curva, in quel giorno meraviglioso, sembra ieri. Allora sul piano umano c'è una malinconia struggente, però questo rileva poco. Quello che rileva invece, secondo me, è il piano, diciamo così, politico. Allora, io respingo fieramente la dicotomia uomo-calciatore. Non ne posso più. Rivedevamo pochi giorni fa Claudio Botti, che insieme a Oscar, a me e ad altri amici facemmo questo. L'ho portato tutte e due per farlo vedere. Questo è il Te Diegum e questa è la versione argentina del Te Diegum, la traduzione argentina. E spiega però il Te Diegum a tutta una serie di giovani che forse non sto sanno fare, cos'è. Non sto per... Allora, il Te Diegum è questo. Maradona fu costretto, perché fu costretto, per un'indagine, diciamo, post partita in un Parinapoli, gli fu scoperto un nanogramma, due nanogrammi di cocaina. Ora, chiunque sa che due nanogrammi nel sangue significa che la cocaina l'hai assunta almeno due giorni prima. E infatti era noto a tutti che lui aveva le sue belle notti divertenti. Dunque non era potuto essere doping, questo è fuori discussione. Come diceva Botti durante il convegno, no? È vero il contrario, è vero esattamente il contrario. Lui ha fatto tutto quello che ha fatto nonostante la cocaina. Invece hanno contrabbandato, no? Queste cose come... Allora noi, questo gruppo di amici viveva la curva, non potevamo sopportare che l'immagine fosse così deteriorata, perché noi eravamo consapevoli dentro di noi di quello che aveva rappresentato. E decidemmo che bisognava fare qualcosa per ringraziarlo. Te Deum, grazie a te Diego, Dio. Te Diegum, grazie a te Diego. E organizziamo questa cosa, Gianluca c'erano tutti i giornali. Stavo rivedendo, perché Claudio Botti, stavo dicendo prima, mi ha mandato, ha fatto una cosa artigianale, ha raccolto tutti i filmati di quell'epoca. Io al Costanzo Show, noi come si chiamava? Da Magalli, tutte queste cose, poi tutte le interviste, Carmine Martino, dei bambini eravamo. Giovani virgolette. Dei bambini. Giovani virgolette. Dei bambini, Carmine Martino riconoscì una cosa, no, lo dico per fatto, no, una cosa è. E intanto perché io stavo dicendo, vabbè, ho perso il film. Vabbè, comunque, insomma, il Te Diegum fu questo.
fu ringraziare, diciamo una manifestazione per ringraziare. E quel giorno al Castel dell'Ovo la sala compagna era talmente colma che si dovette aprire un'altra sala a fianco per colma anche quella, con la televisione, c'erano più di 2000 persone. Una cosa irripetibile, assolutamente unica, nella quale appunto si visse questa emozione. E le cose, allora veniamo al perché, rapidamente, perché Maradona è molto altro di quello che superficialmente è apparso. La dicotomia uomo calciatore, lui è stato quello che a Napoli si dice un grand'homme, tutto il contrario di quello che si dice, perché ha costituito paradigma per tante cose che a noi ci sembrano ovvie. Tu che cosa vuoi da tuo figlio, che sia generoso o egoista? Generoso. E chi può scegliere come paradigma per la generosità più di Diego Armando Maradona? Se vuoi trasmettere un valore di generosità, di altruismo, di attenzione per l'altro, Dieguccio sta là e tuo figlio capisce. Tu che cosa vuoi, che tuo figlio sia dalla parte dei ricchi e dei potenti o dalla parte dei deboli e degli oppressi? Dalla parte dei deboli e degli oppressi. Il paradigma è Diego Armando Maradona. Che dubbio ci sta? Veniamo alla cosa più straordinaria. Un genitore pensa che la prima cosa dei figli sia la salute, che vivano una vita serena, eccetera, eccetera, ma dentro tutti coltivano il sogno che il proprio figlio diventi un'eccellenza. Dieguccio è stato genio, lo ricordavano prima Paolo Iorio con l'abilità. Fatemi fare un inciso, Paolo Iorio gioca a terzino nella squadra che io adesso alleno perché non posso più giocare, ma questa squadra si chiama Cuba Libre, e si chiama Cuba Libre perché all'epoca Diego, la prima nostra maglia, 40 anni fa, El Pibe contra el bloqueo, era una maglia di Cuba con la scritta El Pibe contra el bloqueo, perché Maradona si batté per Fidel, che era suo vecchio amico, contro il bloqueo americano. Chiusa questa parentesi. Allora stavamo dicendo la creatività. Allora, tu genitore, che vuoi per tuo figlio? Che diventa un'eccellenza, uno straordinario. Poi ti accontenti giustamente della mediocrità, no? Perché a quella siamo consegnati tutti. Ma il sogno è che tuo figlio sia straordinario, no? E qual è il paradigma migliore? Che ha fatto Maradona? Lo dirà forse Oscar tra un attimo. Ha coniugato bellezza e vittoria. Noi abbiamo visto il più bello possibile del pallone e l'incredibile è che più bella ha vinto. Cioè, normalmente, noi quando eravamo giovani, perché noi siamo... Io avevo visto giocare Omar Sivori, il Napoli di Pesaro, di Chiappella, era una bella squadra, perdeva sempre perché il sistema comunque ci condannava. E questa è l'altra delle cose di Maradona, la battaglia per la giustizia. Voi ve lo ricordate in quell'intervista dopo Fiorentina-Napoli, quando perde con che luocche furbe senza toccare l'istituzione, come la sprangò? Oggi abbiamo capito che giochiamo contro 12 e contro 12 abbiamo vinto. Cioè il senso straordinario della lotta contro il potere senza il più corretto dei giocatori in campo. Chi è stato? Lui acchiappava cavace per tutta parte, sempre con le mani dietro di fronte all'arbitro, rispettando l'istituzione. Però nel rispettare l'istituzione con un comportamento paradigmatico, esemplare, lui la lotta all'istituzione l'ha fatta da dentro. Allora, quanti altri paradigmi dobbiamo avere per dire che è stato un grand'homme? È stato il più grande calciatore. Dire che è stato il più grande calciatore del mondo è dire una tale ovvietà, una tale banalità, che non serve, no? Lui è stato metafora della straordinarietà della creatività vincente, liberando
chi gli ha detto prima, tu ci ha levato i pacchi alla faccia, liberando un popolo che si sentiva oppresso, liberandolo da questa oppressione. Perciò tu vai nei quartieri, e femmine che non capisce se è femmine in dei quartieri, che non capiscono niente di pallone, ma parlano di Maradona come se fosse figlio loro, perché sentono profondamente quanto sia rappresentativo, emblematico, no? Di questo popolo, di questa antropologia. Che cosa lascia ai giovani? La forza della speranza. Perché Nico, i guagliuni che vedono un'ipotesi esistenziale come questa non possono che guardare al futuro con fiducia, perché il senso, no, che attraverso lo sport, perché stiamo parlando di pallone, lo sappiamo, ma la metafora che questo significa, se ti impegni, perché questo è un altro mito, Maradona non si allena, non è vero che non si allenava, Maradona si allenava moltissimo, anche da solo, anche fuori, se no non si potevano fare quelle cose, teneva due cosce così, no? Come facevi se non ti allenavi? Dopo che si ruppe la caviglia a Barcellona, si allenò come un dannato, si allenava. Che significa, ragazzi? Significa che tu devi, in senso cristiano, moltiplicare il talento che il Padre Eterno ti ha dato. Questo lo puoi fare se tu quel talento lo coltivi con l'impegno, con la lotta, con la convinzione che attraverso quell'impegno le cose cambiano. E a Napoli, che noi viviamo sempre più che altrove nel mondo, tanto sono tutte stesse, tanto niente può cagnare, Maradona ti ha insegnato, ecco perché è un grand'uomo al di là del calciatore, ti ha insegnato che col tuo impegno, con la forza e la determinazione, le cose possono cambiare. Grazie Guido. Oscar Nicolaus. Un'altra grand'uomo. Grazie. Un'altra grand'uomo. Grazie dell'invito e sono contento di aver fatto i salti mortali per esserci oggi. Tra l'altro, gli stimoli che sia Paolo sia siciliano, non mi ricordo il nome, Bruno, che Guido, sono già mi aiutano a comporre qualche, e saluto anche Massimo Rispoli, che è il figlio che poi mi ha aiutato a scrivere un libro che è uscito adesso, che si chiama A tavola con Maradona, e che sabato fra l'altro presentiamo, permettetemi questo spot, alla libreria Mondadori Spark, che sta a Piazza della Borsa, dove Siano è stato già invitato, dove vi invito a venire, perché è stato il figlio di una donna straordinaria, la madre è stata cuoca e governante di Maradona per 7 anni, e come avete visto in varie interviste, anche in alcuni video, considerava Maradona il 12° figlio, se non ricordo male, era 11 figli, e io sono andato a trovarli a Miano, dove Massimo coltiva un piccolo museo delizioso di frammenti maradoniani. Qualche mese fa Siano Sergio mi ha invitato a scrivere un pezzo sul suo catalogo di una mostra bellissima, credo che ti riferissi a questa. Assolutamente. No? Dove io sono andato e promosso da Ivonne De Rosa, che ho sentito ieri, mi ha mandato un video di questi 200 argentini che sono arrivati a Napoli, no? A festeggiare. E il tema, il titolo del contributo al catalogo di Sergio Siano era A scuola da Maradona, cioè un primo tema che si lega anche al discorso che faceva Guido prima, cioè la divisione, la scissione tra l'uomo e il calciatore. Uno dei motivi per cui abbiamo fatto il Te Diegum nel 90, nel 91, è che sapevamo che sciacalli e sciacallette
Olivetti, dopo la dipartita di Diego da Napoli, sarebbero arrivati. E per questo decidemmo di metterci la faccia, perché noi non eravamo mai intervenuti in questo campo. Ci chiamavamo un po' autoironicamente tifosi disorganizzati, perché non facevamo parte dei movimenti, ma lo facemmo proprio perché volevamo anticipatamente prevenire quello che prevedevamo sarebbe successo. Cioè, poi dopo i grandi elogi, entusiasmi, gli scudetti, sarebbero arrivati sciacalli e sciacalletti, come sono arrivati. Io personalmente vi posso dire che stavo all'epoca, credo, collaboravo col Mattino, non mi ricordo se con Repubblica o Mattino, perché ci fu un periodo, e c'era un signore che non c'è più, quindi non lo cito, che si veniva a vendere nelle redazioni l'ultima cena di Maradona prima di partire da Napoli. Questo era il clima. E noi decidemmo anche in quell'occasione che mai avremmo tratto benefici economici dalle nostre iniziative. Come è stato? Dicevo, in Venezuela c'è stato un signore che si chiamava Antonio Abreu, grande musicista e anche ministro dell'economia del Venezuela. Che fa Antonio Abreu? Costruisce un sistema, cioè una modalità di insegnare musica d'insieme ai ragazzi delle favelas del Venezuela. In 30 anni tira fuori dalle favelas del Venezuela, i quartieri nostri sono un salotto al confronto delle favelas del Venezuela, 250.000 ragazzi che imparano a suonare insieme. Perché il fatto di suonare insieme gli fa cambiare il modo di pensare e di stare al mondo. In quel pezzetto che ho dato a Sergio per il suo catalogo, ma perché non potremmo utilizzare, vengo anche al discorso che faceva Antonio Corbo prima, la leva, il mito, l'amore per Maradona, per magari avessimo un presidente che di calcio con questa sensibilità. Noi abbiamo buttato fiumi di soldi per le politiche sociali, mentre se mettessimo a giocare decine di migliaia di ragazzi a calcio, formando decine di allenatori sportivi e sociali allo stesso tempo, noi insegneremmo a questi ragazzi a riprendersi in mano la loro vita, a diventare protagonisti della loro vita, e ne avremmo benefici sia sul piano sociale ma anche sul piano sportivo, perché un po' di ragazzi fa in grado anche di la famosa cantera di cui parlavano, si parla della cantera, altri le fanno, noi per ora ne abbiamo parlato. Un altro, e in quel pezzetto dicevo, mettendo insieme anche la musica, che è una delle passioni dei giovani, Pino Daniele e Maradona, voi capite che significa tirare dentro delle scuole dell'educazione, che io chiamo così, contrapponendolo alla scuola dell'istruzione. Migliaia e migliaia di ragazzi via, fuggono dalla scuola dell'istruzione, e molto spesso, anche quando ci stanno, non ci sono. Una scuola dell'educazione, che cioè tirare fuori, oggi tutti, io faccio lo psicologo, ma sappiamo benissimo che l'apprendimento è legato alle passioni e alle motivazioni, e se non c'è passione e motivazione l'apprendimento è scarso per certi aspetti. Voi immaginate con due leve del genere, Pino e Diego, a fare da traino, da leader di un movimento
che fa suonare e giocare migliaia e migliaia di ragazzi, quale sarebbe il risultato straordinario da questo punto di vista? È il senso, perché suonare in un'orchestra, dicevo alla fine di questo contributo, è molto più che studiare la musica. Giocare in una squadra a calcio è molto più che imparare a segnare un gol, perché significa entrare in una comunità, in un gruppo che si riconosce come interdipendente. E non a caso Paolo, mi sembra, dicesse, era dal punto di vista del calcio, era straordinario, non gli ho mai visto fare un gesto inutile, fine a se stesso. In questo libro A tavola con Maradona mi permetto di far intervenire il Padre Eterno una seconda volta nella vita di Maradona. Una prima, come è noto, era intervenuto a Città del Messico. Questa con la mano. In questa seconda occasione io costruisco, Guido non è venuto con noi a Buenos Aires quando abbiamo dove siamo stati invitati 10 anni dopo il Te Deum, cioè nel 2000-2001. Lo so, ma insomma mi spiace per te e per questo tuo dovere castrante, ma io sono per la gioia e per il godimento, e quindi mi sento in questo vicino a Maradona. Tradussero in spagnolo il libro e ci invitarono a presentarlo. Andammo io, Claudio Botti, Antonio Manzi e Vittorio Dini, 15 giorni tra i più divertenti della mia vita, dove credo dormivamo 2 ore a notte, perché poi vi lascio immaginare come fummo travolti da Buenos Aires. E lì c'è una trattoria Carlos Carlitos a fianco alla Bombonera, dove si mangia benissimo, dove nel libro A tavola con Maradona io ho costruito una cena che ho chiamato Al realismo magico. Cioè, da Carlitos c'è un signore che si definisce commissario celeste e lui pensa che sia uno della nazionale, dice, ma quindi sono albo, insomma, sono bianco celesti. Insomma, apre la porta Carlitos e si vede entrare resuscitati, qui l'intervento decisivo del Padre Eterno, Maradona, Caravaggio, Masaniello, Pino Daniele, Pierpaolo Pasolini. E faccio fare un dialogo su alcuni dei temi, quando tu hai citato Caravaggio, e Caravaggio dice a Maradona: ma guarda, pure a me ne hanno detto di tutti i colori, assassino, uomo di taverne, di risse, eccetera. Ma vedrai che dopo, a te non ti ricorderanno per queste minuzie, ma per quello che hai fatto sul piano dello sport e sul piano del simbolo. E o Pasolini, o Maradona che chiede a Pasolini: scusami Pasolini, ma tu hai scritto dei saggi bellissimi sul calcio. Per Paolo Pasolini era un grande appassionato, fra l'altro giocava. Dice: tu hai detto che ci stanno giocatori che giocano in prosa e giocatori che giocano in poesia. Pasolini, dicevi, Bulgarelli giocava in prosa, Gigi Riva giocava in poesia. Ma io come giocavo? Gli chiede Maradona, e Pasolini gli risponde: tu giocavi oltre, perché tu non è che eri tu innamorato della palla, era la palla che era innamorata di te, in un amore reciproco. E gli dice: tu hai detto una delle testimonianze più grandi. Ah, c'era anche Spinoza, è invitato alla cena, il grande filosofo della modernità. Dice: tu hai detto una frase che è il non plus ultra di amore verso il calcio, che
quella quando Maradona disse: se io stessi con un abito da sposo tutto in ghingheri e venisse un pallone infangato, non ci penserei un attimo a stopparlo di petto e a dargli un calcio. Cioè, un amore che non conosce limiti per certi aspetti. Ma, e termino, io non so quanto tempo ho, forse mi sono dilungato, ma io credo che il modo straordinario di ricordare Maradona, e sarà ricordato per sempre, per cui Maradona è vivo, è quello che anche dei bellissimi servizi che hanno fatto il TG, che ha fatto Rai 1, Rai 2 la settimana scorsa, è che mostrano le testimonianze di tanta gente, il cui senso è: si può fare, ci ha insegnato che si poteva fare, che il destino perdente dei latini non era irreversibile. E con tante testimonianze individuali che dicono questa cosa, l'articolo, è bellissimo. Ieri sono stato a cena con Mercedes Viola, che è una giornalista argentina che vive a Milano, la quale era venuta pensando che si facesse, che gli accettassero dei pezzi in Argentina. È vero quello che diceva prima Corbo, in Argentina comincia a esserci un movimento a ondate demigratorio, e lei è venuta lo stesso, diceva: intanto volevo conoscere voi, detto Diego, mi ha detto, e poi questa è casa mia, la sento come casa mia venendo a Napoli, perché si respira, grazie a Diego, la possibilità diventi possibile. Io per questo credo che Maradona vivrà sempre con noi. Grazie. Ma poi ci siamo chiesti, ma Maradona in quanto calciatore, perché i testimonial degli altri sport hanno invece un immaginario diverso? Questo lo chiediamo a Sandro Cuomo. Mito, altro mito, voglio dire, altro mito. Che è sicuramente Sandro Cuomo, altro mito. Da voi, olimpionico di spada, commissario tecnico della nazionale di scherma, quindi chi più di lui. Non c'è posto più a casa per medaglie e coppe, altro che Diego. Beh, intanto grazie dell'invito, che ho accettato con grande piacere, perché io, come tutti, mi sento molto molto coinvolto e molto devoto a questo grande uomo, come è stato definito poco fa, perché ha comunque segnato in qualche modo anche il mio percorso, perché siamo più o meno coetanei, e quindi i suoi anni migliori della carriera a Napoli hanno costituito, diciamo, un parallelismo anche con i miei anni migliori di carriera sportiva, per cui vorrei raccontare un paio di aneddoti giusto per spezzare un po' anche l'attenzione. Siamo, diciamo, immagino alle battute conclusive, è stata una giornata in cui si è parlato, non vorrei essere ridondante, però ecco, notavo adesso le fotografie, i quadri di Siano, esatto, sono quadri, dipinti, non sono, sì, fotografie. Ok, chiedo scusa, non ce n'è una sola dove lui ha il piede destro avanti. Non c'è, ragazzi, non c'è. Non ce n'è una. Ma non scherziamo. Io la cercavo per poter dire, beh, tutto sommato ogni tanto la palla se la portava anche col piede destro. Non l'ho trovata, Quindi, vabbè, questo piccolo così inciso per farsi una risata, ma trova purtroppo anche un riscontro un po' triste, se vogliamo, su quelle che sono anche un po' le abitudini di quando facciamo le cose, ma non a Napoli, non voglio ghettizzare, diciamo, però purtroppo c'è questa insana abitudine di non affidarsi a chi
ne sa. Io credo che, come ce ne siamo accorti noi, come te ne sei accorto tu, come basta, ecco, il PIB de oro. Ma tu vuoi che, scusami Sandro, no, scusami, vogliamo che non se ne sia accorto nessuno, che domani mattina qualcuno non ci faccia una storia su questa cosa. Io te lo dico da adesso, te lo scrivo adesso. In fase progettuale, in fase progettuale, in fase di realizzativa, no? Nessuno, è possibile mai che nessuno si sia accorto di questo strafalcione. Allora, noi purtroppo siamo un po' vittime di questa insana abitudine, dove si affidano delle cose magari, ecco, a un ottimo realizzatore, un ottimo scultore, ma lo si lascia poi solo nella realizzazione della parte poi tecnica che dovrebbe essere in qualche modo discussa. Noi siamo il popolo di dove non si scelgono i ruoli in base alle competenze, ma le competenze vengono affidate, e quindi, cioè, anzi, i ruoli vengono affidati e da qui deriva che io ho la competenza. Quindi questo è un po' il nostro mondo, purtroppo adesso funziona abbastanza in questo modo. Quindi sarebbe stato forse opportuno discuterne con persone che avrebbero immediatamente rilevato diciamo questo strafalcione. Detto questo, torno ai miei anni migliori di attività sportiva da atleta. Io ho fatto l'atleta, sono entrato in nazionale nell'81 e sono stato in nazionale fino al 2000, quindi una carriera abbastanza lunga. Ho fatto 4 olimpiadi da atleta, una l'ho vinta, una ho preso un bronzo, e ne ho fatte poi altre 3 da tecnico, perché dopo il 2000 sono entrato nei ruoli tecnici della Polizia di Stato e sono stato affidato, diciamo, dato in prestito alla federazione come commissario tecnico del settore spada. Quindi ho fatto 4 olimpiadi di atleta e 3 da tecnico. E in questo percorso, in particolare quando ero atleta, appunto, io ho vissuto in pieno il periodo della lotta anche un po' sociale, no? Milano-Napoli, Gullit, Van Basten, Maradona, Giordano, eccetera. E in quel periodo io ero nella tana del lupo, perché mi allenavo a Milano, perché la nazionale si allenava lì, e in uno dei circoli più prestigiosi della città, quindi Milano già proprio in piena piazza tra Duomo e San Babila, quindi proprio nel cuore di Milano c'era il Circolo del Giardino di Milano, che è uno dei più rinomati circoli altolocati della città, e noi ci allenavamo lì. E quando il Napoli vinse lo scudetto, io, preso da un impeto così campanilista, tappezzai tutta la palestra di sciarpe di Maradona, bandiere, Napoli, insomma, feci trovare così arredata e addobbata la palestra al rientro di tutti i milanisti che erano lì. E fui naturalmente redarguito pesantemente, con minaccia di espulsione dal ritiro. Per fortuna non mi hanno mandato via, però insomma per me valeva la pena, quindi era un rischio calcolato che mi sono accollato con piena consapevolezza, quindi non mi è pesato e non mi sarebbe pesato neanche una piccola squalifica. Non hanno capito che eri il loro Maradona, non potevano farlo. Grazie, ma io credo, ecco, che a proposito di questo, poi una studentessa, ecco, Cavaliere? Ecco, mi ricordo il nome perché era un mio contemporaneo di nazionale di sciabola, però Massimo Cavaliere, un caro amico. Grande, grande. Sì. E quindi Cavaliere mi è rimasto subito il nome focalizzato. E volevo dire che Maradona al femminile, nelle altre discipline, ci siamo dimenticati un nome importantino, che è Valentina Vezzali, che probabilmente, anzi senza probabilmente, è la sportiva che ha vinto più di tutto in assoluto. Oggi è sottosegretario allo sport, quindi ha fatto una carriera
poi anche politica lampante, grazie proprio alla sua capacità di determinazione e caparbietà in tutto quello che ha fatto e che fa. Vi racconto questa perché merita di essere raccontata dal nostro Maradona, è un aneddoto della Maradona schermidrice, che una gara andò male a una nostra ragazza, no? Andò male nel senso che venne eliminata nei primi 64. Valentina perse, non andò a medaglia, e per lei questa era un'onta clamorosa, perché lei era abituata o a vincere o a fare seconda. Male che andava, podio, ma perdere proprio era una parola che non, cioè, non andare sul podio è una cosa che non apparteneva al suo vocabolario. E questa ragazza cercava di consolare Valentina, dice, ma davanti a me, quindi, ma dai, su, Vale, può capitare ogni tanto di perdere, sai, io ho fatto 64 questa gara, erano i mondiali, sì, però tu ci sei abituata, no? Questo per farvi un quadro anche delle persone in campo. Vabbè, detto questo, io ho sentito tantissime belle cose, ma soprattutto cose che potrebbero essere spunti per altri 10 convegni, cioè quello che è uscito da qui in termini gestione di quello che ha rappresentato Maradona e come era lui inserito e innestato nel gruppo, la capacità di fare squadra. Lui ha fatto la squadra più grande del mondo, perché lui ha fatto una squadra, ha reso squadra la città, ha reso squadra tutti quelli che, anche che bene o male del calcio lo seguivano così un po' con superficialità, le mamme, i figli, i nostri figli, che è stato già detto non hanno mai vissuto quell'epoca, eppure si sentono partecipi, ma non lo hanno mai vissuto. Quindi noi l'abbiamo vissuto, abbiamo un motivo, ma chi non lo ha vissuto, lo ha sentito soltanto raccontato e raccontare le gesta di Maradona, e questo vuol dire, e lo esalta allo stesso modo nostro, vuol dire che ha lasciato qualcosa, cioè che è entrato così profondamente nella nostra cultura che oggi fa parte del nostro substrato proprio culturale, sportivo, è radicato nella cultura napoletana sportiva, non solo napoletana, ma noi sicuramente siamo quelli che lo percepiscono in maniera più profonda. Questo è un messaggio bellissimo, perché ecco, da qua mi ricollego a quando si è parlato di lui come uomo, con tutte le sue debolezze e con tutte le sue cose buone, ma alla fine è stato una persona in grado di mettere insieme un popolo. E io anche a Milano, quando mi sono sentito in dovere di sfidare i soci del Circolo Giardino di Milano con quelle bandiere, con quelle sciarpe, mettendo a festa tutta la palestra, e l'ho fatto con un senso di campanilismo, di appartenenza, di fierezza, che non mi ha spaventato nemmeno, ecco, la probabile squalifica che mi potevano combinare. Detto questo, io credo che un'altra cosa che è stata detta e che secondo me vale tantissimo, forse il valore più grande del passaggio di Maradona su questa terra, è proprio lo spunto che si può prendere da lui per l'avvicinamento allo sport di intere generazioni, ecco, per realizzare campetti,
nelle periferie, per fare attività sportiva e promuoverla nelle periferie, nelle realtà un po' più svantaggiate. Noi in questo siamo, mi dispiace dirlo, e qua la faccio io un pochino la polemica, nel senso che siamo un po' superficiali, nel senso che quando si parla di sport siamo sempre tutti, autorità sportive e politiche, in primissimo piano a delineare bene, perché poi sono semplicemente delineabili i contorni positivi degli effetti dello sport sulla società, canalizzare le energie tessuti sociali di ragazzi che vivono in situazioni disagiate, canalizzare le energie positive e dirottarle su un percorso sano, senza parlare poi dei benefici a livello anche salutistico e sanitario. Quindi sono tantissimi gli elementi positivi che porta lo sport. Questo però, devo dire, non corrisponde una attenzione degli organismi politici molto spesso nel riconoscimento di queste opportunità che lo sport dà in crescita sociale, in termini di crescita sociale. Quindi se ne parla tanto, ma molto spesso poi per qualche motivo, quando bisogna investire, la macchina si ferma e anche chi ne ha parlato si dimentica di averne parlato. Quindi questo, io che vivo in questi contesti, nel contesto sportivo da sempre, ve lo posso confermare. Insomma, chi si occupa di sport sa perfettamente che le cose purtroppo, diciamo, hanno questa piega. Io non mi vorrei dilungare molto, vorrei soltanto dire, ecco, che a proposito di queste iniziative sociali che vengono fatte, come vedete, insomma, io sono in tuta d'ordinanza, perché come tutti gli atleti di sport meno famosi, quindi meno importanti da un punto di vista mediatico e quindi meno ricchi, noi siamo tutti, bene o male, inseriti, grazie al cielo devo dire, nei gruppi sportivi delle forze armate. Io sto in polizia da quando ero atleta, ho fatto tutto il mio percorso in polizia, poi anche da tecnico sono rimasto in polizia, ma anche carabinieri, esercito, fiamme gialle, le guardie di finanza, sono veramente il plus valore dello sport in Italia. Ci si domanda molto spesso perché, come si fa a competere un piccolo paese che rappresenta veramente questo piccolo stivale, a competere alla pari in tantissime discipline e mai come queste Olimpiadi, anche in discipline appannaggio di paesi, di altri paesi, a competere con gli Stati Uniti d'America, con la Russia, con altri paesi geograficamente, con la Cina, con altri paesi geograficamente molto più grandi, quindi poter contare su numeri diversi e anche, devo dire, in alcuni casi molto meglio organizzati. E noi competiamo perché ci viene data la possibilità, e viene data la possibilità agli atleti promettenti di entrare nei gruppi sportivi militari, e quindi di fare lo sport da un punto di vista, ecco, professionale, non più come hobby o come seconda attività. E quindi i gruppi sportivi sono un grande plus valore per lo sport italiano, e mi spiace che ogni tanto questa cosa venga messa in discussione, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E non solo sotto il profilo dello sport agonistico di alto livello, ma anche per l'impegno sociale che queste forze armate fanno sul territorio. Ultimo, non ultimo, un progetto portato avanti proprio dalla Polizia di Stato nel quartiere Sanità, dove le Fiamme Oro, che è il gruppo sportivo della Polizia di Stato, ha messo in piedi una palestra nuova di pacca,
offerta gratuitamente ai ragazzi del quartiere proprio per avvicinare culturalmente il concetto di polizia alla, ai ragazzi difficili del quartiere. Quindi si fa judo, si fa pugilato, sport diciamo un pochino più popolari, ritenuti più idonei al, alla platea di quella zona, ma io spero di poter fare, di poter aprire anche quanto prima una palestra di scherma lì da offrire gratuitamente ai ragazzi del quartiere. Bravo Tom. Dall'altro, scusami, c'è una testimonianza di Barre Offredo su questa, bellissima, perché quando si sono incontrati guardie e ladri alla sanità, si guardavano all'inizio male, e invece piano piano c'è stato un riconoscimento da parte della polizia di come umani e loro della polizia. Quindi è stata bellissima l'iniziativa. Sì, io per anni ho fatto interventi nelle scuole di quelle zone, anche di Scampia, andavamo nelle scuole a parlare di sport e dei valori dello sport, eccetera. E l'accoglienza molto spesso non era delle migliori, cioè quando entravamo con la macchina nel cortile della scuola ci tiravano proprio le cose con la volante, ci tiravano quello che capitava dai piani superiori, quindi diciamo l'approccio sbagliato chiaramente in alcuni casi è stato veramente difficile, salvo poi ecco con un contatto diretto che abbiamo avuto noi come persone che andavamo lì. Quindi hanno visto che dietro comunque all'istituzione ci sono delle persone che vogliono parlare, che vogliono un contatto, che sono disponibili. E alla fine io in questi contesti mi portavo sempre la medaglia d'oro olimpica, con tutti i rischi annessi e connessi. Mi portavo la medaglia d'oro ed era un bellissimo momento quando alla fine della mia chiacchierata tiravo fuori la medaglia d'oro e là crollava ogni barriera, venivano tutti vicino, ah, posso fare una foto, posso fare, ed è stato anche questa una fetta, diciamo un piccolo periodo di vita che io ricordo con grande piacere ed emozione. Grazie. Grazie Sandro. Il professore mi dice che siamo ovviamente in conclusione, ma chiudiamo alla grande, così come siamo andati avanti per questo splendido appuntamento. Io l'ho visto che era un neonato quasi, un piccolo bimbo, ma che ha vissuto una grande gioia, una grande fortuna nella sua vita e anche quella della sua famiglia. Parlo ovviamente della famiglia Vignati, dimenticato papà, adesso qua c'è Massimo, che io conosco veramente da tempo, non ci frequentiamo ultimamente, ma lui fa parte della mia storia, come la stanza dedicata al San Paolo, che fa parte della storia del calcio, non soltanto Napoli, ma fa parte del calcio, perché in quella stanza Massimo e il papà hanno veramente visto tutto e tutti, e soprattutto Diego con la mamma. Massimo, vuoi avvicinarti, perché il tuo racconto, ovviamente, perché si parlano dei famosi musei, no? Adesso c'è questa, chiuderà poi il pittore Siano, chiuderà, però tu ci devi dire qualche cosa che non ha mai detto a nessuno, cioè voglio dire, me la devi dire, mi racconta, io so tutto, però voglio dire, c'è qualche cosa che non so. Oggi regalami un sorriso. La prima cosa, buongiorno a tutti, chiedo scusa per l'emozione perché è una giornata per me un po' particolare, grazie per l'invito, è un onore stare vicino a delle eccellenze così importanti. Io ho avuto la fortuna, il dottore prima diceva, io sono un esempio, ragazzi, che Dio mi ha dato, dopo mio padre è stato un esempio più importante della mia vita. Il mio papà per 30 anni è stato il custode di San Paolo, tanti bei ricordi, soprattutto agli spogliatoi. E la mia mamma è stata la cuoca e governante di casa Maradona. Mia sorella era la babysitter di Damme Giannino. Maradona per me, ho conosciuto io Maradona calciatore, Maradona uomo. Vi posso assicurare che l'uomo era più forte del calciatore. La cosa bella di Diego, che non mi dimenticherò mai, che non è, perché io dico sempre, con l'umiltà si nasce e non si diventa. Lui era una persona umile e non dimenticava da dove veniva, e questo è molto importante.
Lui era il nostro dodicesimo fratello, siamo 11 figli, e vi lascio immaginare. Non era un rapporto lavorativo, era un rapporto di famiglia. Ho vissuto gli anni più belli, grazie a papà ho fatto racchetta palle per 7 anni di Maradona. Io sono un ragazzo di Secondigliano, il mio quartiere è la Masseria Cardone, fra Secondigliano e Miano. Ecco, sono un esempio. Non ho mai, per fortuna, fatto uso di droga, non ho mai voluto somigliare a Diego perché io lo amavo come persona, non ho mai regalato anche le orecchine che pochi mesi fa ho regalato a mio figlio che ha fatto 18 anni, perché poi oggi mi rendo conto all'età di 47 anni che quando è arrivato Diego avevo 10 anni, è tutto scritto, e non ci ho dato mai questo sfizio di mettere l'orecchino. Non porto tatuaggi, non ho mai fatto uso di droga, anzi sono donatore di sangue da 30 anni. Dopo purtroppo la morte di mio padre, per una mia sicurezza personale, tutto lo so, giù c'era una stanza allo stadio San Paolo con tutti questi cimeli dove facciamo un ottimo caffè, ho portato tutto via per una decisione mia personale, per tante cose, e l'ho messo sotto la mia cantinola umilmente. E ho fatto tutti i regali che Dio ha regalato a me e alla mia famiglia, perché ogni sera che arrivava mamma, arrivava Babbo Natale tutte le sere a casa mia. Non c'era una sera che mamma non portava borse di scarpe, magliette da mangiare, perché lui la chiamava la mia mamma, diceva: io sono il dodicesimo figlio tuo e sono tuo figlio. Dio ci ha aiutato tanto, a volte ho sentito dire tante cose. Dopo mio padre, vi ho detto, è stato l'esempio più importante. È nata questa associazione in onore di mio padre, di Diego, che aiuta tanti bambini. Soprattutto, vedete, c'è una goccia, i bambini del Posillipo di Napoli, perché sono donatori di sangue da 30 anni e portiamo un sorriso a questi bambini, perché loro sono la forza nostra che ci danno a noi. I veri problemi della vita sono quelli là, dare esempio a questi bambini, perché oggi noi siamo di una certa età, i bambini, e come si cresce. Voi siete una gioventù che domani siete quelli là, la vita è una ruota. E ho avuto tante belle, bei ricordi, ho avuto la fortuna che ogni lunedì andare a giocare a calcetto con Maradona al centro sportivo del signor Gianni in Proda, poi la sera dormivo a casa di Diego, che aveva una stanza mia di Diego, e martedì andavo con lui agli allenamenti. Quando sentivo Diego non si allenava, Diego è quello lì che si allenava più di tutti. Diego aveva già 30 anni fa il preparatore personale che era Fernando Signorini. Diego aveva una palestra sotto casa, si andava a soccavo, era tutto in più, si allenava in una maniera che la mattina andava al vigiliano a correre, sotto casa aveva la palestra, dopo che poi finiva la palestra vi mandava a fare la doccia, come vedeva una pallina, giocavamo, io a fare la macchina, avevo il pallone sotto la ferrata, si buttava sotto la macchina e pigliavo il pallone, tutta, cioè delle cose incredibili. Ti metteva sempre a tuo agio, non ti cercava. Vabbè, ma ce ne sono tanti, ho sentito. Sì, ho avuto la. Quando Diego giocava a Milano, Firenze, io e mio padre andavamo a prendere Claudia con le bambine a darmi Gianni, veniva a casa. Le bambine giocavano con le mie sorelle e lei andava con mia mamma al mercatino rionale, che piaceva molto, mangiavamo e tutto. Poi io e mio padre avevamo un'entrata secondaria all'aeroporto con la macchina di mio padre, andavamo a prendere Diego, lui veniva, mamma lo cucinava, veniva a casa, mangiava e tutto, dopo prendeva la macchina e se ne andava. Era come un rapporto, come mio figlio dice: papà, vieni a prendere. Poi ho avuto anche la fortuna di avere due figli maschi. Uno si chiama Savere come mio padre e un altro si chiama Diego. Per farvi capire la fortuna che oggi mi rendo conto all'età che ho avuto da bambino. Però vi posso assicurare che Maradona è cultura, Maradona è stato un grande uomo, non dimenticava da dove veniva, e questo non è da tutti. Io questi 2 o 3 giorni erano giorni particolari. Ci sono degli amici che abbiamo una manifestazione a Pollenatrocchia che io non volevo fare. E mi diceva: Massimo, però guarda, abbiamo coinvolto le scuole dei bambini. E lui ho detto: ok, ci vengo. E stamattina ho lasciato lì e ci sono più di questi 3 giorni di 500-600 bambini, che Maradona è storia, è cultura e tante cose. E per me l'esperienza che ho avuto è stato un grande esempio. Infatti prima sentivo
ci sono tanti tifosi, è vero. Mi hanno contattato 2 mesi fa il Boca, la società del Bambino personalmente, e io ho organizzato che Napoli è invasa da tutti questi tifosi, che Maradona non muore mai, che Maradona è un napoletano nato in Argentina e Maradona è vivo dentro di noi napoletani e tutti gli argentini. Massimo, ma stasera allo stadio che ci sta? Ho saputo che c'è alle 21 qualche cosa, sto studiando, sto avendo notizie che arrivano una dopo l'altra, non sai ancora niente? Non so niente perché non so dove... No, cerco di informarmi mentre chiuderà Sergio, ma chiedo di... Stasera pare che ci sia qualche altra... Hanno un po' esagerato, ragazzi, hanno un po' esagerato. Massimo, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere mio di intervenire. Grazie, grazie mille. Vogliamo chiudere con Sergio Siano, avete visto, guarda, ci hanno accompagnati le sue foto, i suoi dipinti, come ho amato dire, perché Sergio ha questa mostra, raccontaci di questa mostra, di questo pellegrinaggio che vengono, il pellegrinaggio che arrivano da te, Sergio. Oscar Nicolaus, insomma, ascolterei per ora. Io posso raccontare tante cose, però la cosa, quando mi chiedono di Maradona, si apre e si chiude l'immagine al Campo Paradiso. Cioè i miei ricordi più cari, che quello diceva Massimo, quello che diceva pure Oscar, sono assolutamente veri. Maradona si allenava più di tutti e poi amava stare da solo e quello era forse l'unico momento in cui viveva la sua libertà, perché lo sappiamo, purtroppo era braccato, non viveva una vita facile e soffriva molto di questo. Soffriva perché la sua provenienza, anche io provengo dai quartieri popolari, quindi lo so bene, in quella povertà c'è una ricchezza immensa che è la libertà, e lui era cresciuto con quella libertà, libertà che poi gli era stata tolta, poteva permettersi tante cose tranne la libertà, e di questo ne soffriva moltissimo. Infatti, per esempio, quelle mie foto che stanno in mostra a cura di Yvonne De Rosa, traspare questo, vero? C'è questo, questa sua anche tristezza. Però quello che vorrei dire ai giovani, perché a me piace parlare di Maradona con chi non l'ha vissuto, mi piace condividere proprio questo, è che è vero, Maradona era non solo un grande esempio, a me per esempio, che io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia di fotoreporter e quindi ho potuto cominciare prestissimo, era a metà degli anni '80 in una città, voglio dire, disastrosa, si viveva ancora il riflesso del terremoto, era una città, io mi occupavo anche di cronaca nera, avevo 16 anni e io fotografavo gli omicidi e mi andavo a rifugiare al Campo Paradiso, si chiamava forse apposta così, quindi io stavo spesso lì. Maradona mi permetteva di assistere a quei suoi momenti intimi, quelli in cui, come diceva pure Massimo, lui stava per ore, era l'ultimo ad andare via, c'è pure una testimonianza di Ottavio Bianchi che dice proprio questo, era quello che si allenava di più. Me lo permetteva non solo perché ero un ragazzino, poi Carletto Giuliano, amico di mio padre, ma perché io rispettavo moltissimo quella sua intimità, io cercavo quasi di diventare trasparente, prima per rispetto verso questo suo momento, che io sapevo come era importante per lui quel momento, ma anche perché io volevo catturare quello, perché io mi sentivo già un privilegiato, un fortunato, e volevo assolutamente condividere con chi non poteva vivere quei momenti e anche quell'importanza. Dicevo, ho avuto la fortuna di cominciare prestissimo, perché sono nato in una famiglia di fotoreporter, però la mia scuola evidentemente è stata la mia professione. E i miei maestri li ho scelti sulla strada, e uno, il mio docente più importante è stato Maradona, perché mi ha insegnato una materia importantissima, l'umanità. Io mi commuovo perché è vero quello che dico e lo sento profondamente. Pensate che lui al Campo Paradiso offriva uno spettacolo straordinario, sapete a chi? Alle persone che venivano anche da lontano, che non potevano permettersi biglietto
e vederlo allo stadio. Lui lo sapeva e a loro si dedicava e faceva delle cose straordinarie. Questo è solo un esempio, poi voglio dire, ha aiutato tantissime persone, tantissime famiglie, molte cose non si sono mai sapute, ma non per questo lo fecero anche ambasciatore dell'UNICEF. Poi quello che è successo nella sua vita privata, che lui ha fatto male a se stesso, ma mai agli altri, io personalmente, non è una giustificazione, per carità, però un uomo che non poteva vivere. Ricordo per esempio una volta, lo racconto con un profondo dispiacere, mi ricordo una volta a Via Chiaia, io stavo forse o con suo fratello piccolo, o Lalo forse, non mi ricordo bene, voleva semplicemente passeggiare, voleva fare shopping, voleva fare questo, voleva essere un cittadino come un altro, e non gli fu possibile. Dopo poco tempo, sì, è vero, l'amore, questo troppo amore l'ha fatto male, cioè non lo faceva respirare, io vedevo questa sua tristezza, io ero triste insieme a lui. Forse lui capiva questa, in modo come lo guardavo pure al Campo Paradiso, per questo mi concedeva delle cose che ho voluto condividere anche nelle palestre, anche quella foto con Signorini, è stato citato da lui. Questo libricino che io feci nel 2018, quando la casa editrice, una piccola casa editrice di Napoli, mi chiese: ma tu non hai mai pensato di fare, tu sei stato, hai fatto fotografia? Ho detto: guarda, in verità no, non ci ho mai pensato, perché per me è come condividere un album di famiglia, quindi non ci ho mai pensato. Poi misi delle condizioni, disse: se vogliamo fare questa cosa deve essere piccolo, deve costare poco. E io, di persone vicino a Maradona, ho saputo che lui ce l'aveva sulla scrivania questo libricino. E insieme a lui tantissimi argentini. Perché? Perché in questo libricino che cosa c'era? Soprattutto le testimonianze di chi gli giocava contro. E poi un'altra cosa importante che esce fuori da questo piccolo libro, che Napoli di Maradona vinse 2 scudetti con le difficoltà, ma soprattutto quando il campionato italiano era il più forte del mondo, dove i capitani delle squadre italiane erano i capitani delle nazionali. E veramente il Napoli non solo vinse gli scudetti, che sembrava una cosa impossibile, ma quando il campionato era veramente il più forte. E questo è quello che volevo far uscire. Le testimonianze poi raccolte dalle persone comuni, e sono testimonianze importantissime. Ma una cosa che vorrei, non so se possono, io più che Maradona, la festa del primo scudetto, Maradona non me ne voglia male, il mio amico Paolo unì la città, ma veramente unì la città, perché tutti i napoletani, noi sappiamo, allora come oggi, ci sono vari quartieri, ci sono le classi sociali, eccetera, eccetera, voglio dire, come ogni città, come in tutte le città. E però quella volta io personalmente vidi tutta la città abbracciata con lo stesso sorriso, una cosa che però forse non ho visto più. Quindi ha fatto qualcosa di più di San Gennaro, secondo me, scusami, però sì, perché ha dato veramente qualcosa di molto importante al popolo, soprattutto. Poi lo sappiamo, lui si è sempre battuto in prima persona per gli ultimi non solo del mondo. Sono stato contattato, voglio dire due cose, sono stato contattato da un arabo perché voleva che io facessi un doc film, che volevo pure coinvolgere Massimo, poi, vabbè, attraverso me testimoniare gli arabi, perché uscirà, non so, sarà pubblicato da Al Jazeera questo docufilm, perché quest'amore. Hanno scelto me, e io vado in giro per la città dove ho incontrato palestinesi, proprio per dimostrare questo.
E un'altra cosa che vorrei dire, tante cose, soprattutto a chi non ha vissuto questa, però lo faccio attraverso le immagini, cioè, e quindi queste pubblicazioni, questa mostra che ha citato Gianluca, andateci, ovviamente è aperta gratuitamente, ci sarà lì fino al centro commerciale Giambo. Io accettai questa cosa perché? Innanzitutto perché questo centro commerciale è stato confiscato alla Camorra, quindi aveva anche questo significato importante, che all'inaugurazione venne il ministro Lamorgese a inaugurare. Poi questo, dove ha partecipato Oscar, questo volume, che è bellissimo perché la copertina è semplicemente il 10 in azzurro, è la maglia di Diego. La vendita di questo libro totalmente andrà in beneficenza alle famiglie povere. Cioè praticamente è Maradona che continua a essere Maradona. L'entrata, insomma, è gratuita di questa mostra, però lo dico soprattutto ai giovani, che forse guardare in faccia delle immagini proprio nei suoi momenti intimi potreste conoscere un po' di più. Questo è importante. Voglio ricordare ancora un'altra cosa. Quando uscì questo libricino mi telefonò una mia amica, mi disse: ti posso leggere la lettera di mio figlio 7 anni, che ha scritto a Babbo Natale? Sì, vabbè. Caro Babbo Natale, voglio solo un regalo: vedere Maradona da vicino e giocare con lui. Scusatemi, perché a me Maradona mi fa questo effetto. E voglio concludere, perché poi insomma mi sento pure molto emozionato, con la domanda che mi ha fatto il collega, dicendo: Maradona è morto da un anno. Io ho detto: no, non mi manca, non mi manca, perché è stata una presenza, cioè è stato sempre presente, dal 25 novembre ancora di più. Grazie Sergio. E ovviamente, caro professore Colacucci, la testimonianza di Sergio Siano è la fotografia, uso il termine ovviamente fotografia, migliore, la sua commozione, la sua partecipazione è quella che accompagna tutti noi stamattina. Cioè, voglio dire, da stamattina, per una magica particolare situazione, non si parla Insigne, un Napoli ha perso con Spartak Mosca, la Lazio, la partita, Sarri, cioè non esiste niente. Oggi non esiste nulla, è una giornata che viaggia per da sola nella maniera più assoluta. Quindi è giusto che abbia chiuso Sergio, che ha vissuto anche il battito degli occhi, no? di Maradona. Quindi è giusto così, è la sua emozione e l'emozione di tutti quanti noi. E credo che siamo in conclusione. In conclusione Guido voleva dire una cosa. Della pletora infinita dei moralisti mediocri nessuno si ricorderà. Diego resterà eterno. Questo è eterno. Eterno. Bene.